Allora, innanzitutto io saluto e ringrazio gli ospiti, sì, Emanuele Felice alla mia sinistra, Pino Aprile alla mia destra, e vi do il benvenuto da parte delle due associazioni che hanno organizzato questo incontro, questo dibattito, il Centro Studi Alto Vastese Padre del Trigno e l'Arte Club d'Italia con la sezione di Schiavo di Abruzzo. E cercavo il presidente che voleva fare un saluto, non lo trovo, ecco qui, e un breve saluto da parte dell'Archeoclub e poi la riunione. Chiedo scusa, ma siamo impegnati sul fare i fronti oggi, dato che il maltempo di ieri ci ha impedito di fare un'altra manifestazione. Io ringrazio tutti per la vostra presenza e come ogni anno da diversi anni proponiamo degli eventi che si rifanno un po' alla storia. Prima, i primi anni alla storia antica, adesso siamo arrivati ormai al XVIII, XIX secolo. Come presidente dell'Archeoclub cerchiamo di promuovere quello che il posto, la natura ci offre. La storia qui non manca. Chiedo scusa, ma l'emozione ogni tanto mi blocca. Direi benvenuta a tutti. E passo la parola a Nicoletto. Allora, io molto brevemente, per non rubare tempo ai nostri ospiti, avrete notato in sala sono state allestite contemporaneamente due mostre. Alle mie spalle c'è la mostra del Centro Studi Alto Vastese e Valle del Trigno sulle orchidee. Sono orchidee spontanee che abbiamo trovato lungo la Valle del Trigno e soprattutto anche nella zona montana, sia Schiavi, Castiglione, Torre Bruna, quindi sono tutte orchidee che con un occhio attento possono essere facilmente identificate in zona. Questa mostra l'abbiamo inaugurata ed è rimasta esposta al Giardino Botanico di San Salvo Marina dal 2 al 9 agosto. Qui purtroppo per motivi di spazio vi abbiamo proposto soltanto alcune delle foto, ma non sono tutte. Poi naturalmente cercheremo uno spazio più adeguato per permettere a tutti di ammirarle, perché sono davvero belle. Molte sono comuni, altre sono un po' più rare, ma sono dei fiori splendide. Poi invece nella parte in fondo alla sala, nella parte laterale in fondo, trovate una mostra sul brigantaggio post-unitario. Io per questo vorrei ringraziare il signor Maurizio Petti, eccolo qui, il signore che ha alzato la mano. Vorrei ringraziarlo e vorrei sottolineare il fatto che è stata una mostra concomitante ma del tutto casuale, perché noi abbiamo deciso di organizzare questo incontro e quando Maurizio Petti è venuto a conoscenza del dibattito fra i nostri ospiti si è proposto e a noi ci è sembrato che cadesse a fagiolo una pagina di storia molto spesso, anzi diciamo pure quasi mai, viene rievocata soprattutto dai libri di storia. È una pagina che molto spesso viene utilizzata in modo negativo, comunque raccontata in modo frettoloso. Invece questo è il lavoro, è un frutto di un lavoro lungo 4 anni e qui troveremo a parte le foto ma anche delle didascalie che cercano di spiegare per quanto possibile un decennio molto importante, il decennio che è seguito all'unificazione del nostro paese. Quindi la mostra resterà qui anche nei prossimi giorni, ma poi dopo il convegno, magari quando usciremo un po' fuori dalla sala, avrete modo di vederla con calma e per bene. E ripeto, per qualsiasi domanda, dubbio, inquietudine, poi potete braccare l'autore di questa mostra. Venendo a noi, allora, perché abbiamo organizzato questo convegno? Ce l'hanno chiesto in tanti e soprattutto come ci è saltato in mente di farlo in questo modo, nel senso non limitarci a una presentazione di un libro che poteva essere quello di Pino Aprile o quello di Emanuele Felice, invece a noi è venuto in mente di mettere a confronto, chiamiamole così, due tesi
più o meno sullo stesso argomento. E il titolo, partiamo dal titolo perché qualcuno ha detto che è un titolo accusatorio o assolutorio, invece non è né l'uno né l'altro, il titolo vuole essere soltanto una provocazione, perché noi sappiamo che questo è un come si dice, una questione, un'inquietudine, un dubbio che ci portiamo dietro da tanto tempo. Si chiede perché il Sud è rimasto in queste condizioni e c'è chi dice è tutta colpa nostra dei terroni, sì, chiamiamoci pure così. Invece c'è chi rimbalza la palla e dice no, è tutta colpa del Nord, e lì c'è tutta la diatriba su quello che è successo durante l'unificazione. Noi invece oggi che cosa vogliamo fare? Prendere non vogliamo innanzitutto né addossare né rovesciare colpe, vogliamo approfittare della presenza, e io ringrazio di nuovo sia Pino Aprile che Emanuele Felice per aver accettato l'invito, soprattutto il 17 agosto, perché magari qualcun altro poteva preferire una vacanza. E non vogliamo addossare colpe, vogliamo semplicemente affrontare questo argomento con opinioni e idee che sicuramente saranno diverse o potranno essere diverse, ma quello che ci interessa è offrire uno spunto, una riflessione critica. Cioè, a partire da queste due tesi, poi ognuno di noi tornerà a casa sicuramente con qualche elemento in più per leggere questa pagina della nostra storia, che è rimasta attuale, perché diciamo che non fa parte proprio della storia, ma è ancora attuale. Parliamo di fatti di cronaca, perché noi ormai la questione meridionale, caro Pino, la sentiamo ripetere tutti i giorni, sì. Quindi la premessa che voglio fare, ci tengo a sottolinearlo, è che qui questa non è un'aula di tribunale, io qui non ho due avvocati, ho semplicemente due persone che probabilmente la pensano in modo diverso sulla stessa questione, e quindi qui non verranno emesse sentenze, non verranno annunciate verità inappuntabili, verranno soltanto forniti degli spunti, dei punti di vista, ripeto, su un divario che esiste, questo è un dato di fatto innegabile. Il divario esiste, noi quello che però vorremmo cercare di, il messaggio che forse vorremmo lanciare e trasmettere, è che forse questo divario è diventato l'alibi per il Sud e il pretesto per il Nord. Tutto quello che succede o non succede, tutto quello che si fa o non si fa, è perché insomma le cose sono andate in un certo modo e non in un altro. E vorremmo partire con, io rivolgerò delle domande che sono molto generiche ai due autori, quindi il dibattito si svolgerà in questo modo, loro risponderanno alle domande, poi naturalmente se ci sono inquietudini, dubbi o domande da parte del pubblico, sentitevi liberi di chiedere la parola e di intervenire. L'ultima cosa che vorrei sottolineare è che appunto i dati di fatto da cui partiamo prima di iniziare questo convegno, che appunto abbiamo detto ci sono delle differenze, il divario tra il nord e il sud del nostro paese c'è, però a volte diciamo che ci sono l'immagine del mezzogiorno povero, arretrato, il sud, e questo ci accompagna da tanto tempo e molte volte è stato, come dire, il trampolino di lancio per tesi spesso stereotipate, cioè si parte da questa immagine negativa per trarne insomma delle conclusioni che la maggior parte delle volte non sono approfondite e poliedriche come invece l'argomento richiederebbe. E un'altra, stai arrossendo? Sì, no, dobbiamo provvedendo giovani, no? Sì, ecco. un altro dato di fatto che volevamo evidenziare sono le differenze, come dicevo prima, che sono innegabili. Facciamo soltanto alcuni esempi, che è la distribuzione dei servizi. Sappiamo benissimo che c'è una divergenza, una differenza abissale tra il nord e il sud del nostro paese, oppure il livello delle infrastrutture, oppure l'assistenzialismo, di cui insomma anche questo siamo stati vittime, diciamo così, lasciatemi passare questo termine, assistenzialismo che è stato improduttivo, perché poi i risultati insomma sono sotto gli occhi di tutti. È innegabile che senza distinzioni sia al nord che al sud il vezzo delle classi politiche è quello di cambiare bandiera, e lo fanno non nell'interesse del loro territorio, ma inseguono il vento che invece favorevole alla loro autoriproduzione e affermazione. E poi la nota dolente, anche questa che purtroppo continua a
continua a ripetersi da tantissimi anni, l'immigrazione. L'immigrazione, anche questo è innegabile, sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo dei dati davvero spaventosi sull'immigrazione. Prima sono stati contadini che sono stati trasformati in emigranti e sono stati trasformati da produttori in Italia a produttori di reddito all'estero. Questo è quello che è successo e che sta continuando a succedere, perché prima emigravano loro, adesso stanno emigrando i giovani, e noi abbiamo quello che possiamo definire un deserto generazionale, perché si parla tanto di merito, di ricambio, ma se le persone migliori, le persone più giovani vanno via, come facciamo a farlo questo ricambio? E quindi questo è un altro problema che dobbiamo affrontare, con tutto quello che poi l'immigrazione si porta dietro, perché lo svuotamento dei nostri centri, dei nostri piccoli centri, delle aree montane, delle zone interne a favore o delle grandi città o delle zone costiere sotto gli occhi di tutti, anche questo è innegabile, purtroppo è un problema con cui bisogna fare i conti. Dopo questa insomma piccola premessa, io partirei con le domande ai nostri ospiti. Cominciamo in ordine alfabetico, così possiamo aprire con che cos'è il meridione e quando è diventato un problema. Buonasera, intanto e questa è la prova che non c'è niente da fare, perché se il 17 agosto, potendo fare tante cose più interessanti, siete qui, dal momento che non vogliamo inorgoglirci più di tanto, vuol dire che davvero in Cile è rimasto poco. Quindi cerchiamo di non farvi pentire di essere venuti qua. Cos'è il meridione? Cos'è la questione meridionale? È un modo di intendere i rapporti fra le persone, non viste a una, ma viste a blocchi interi, tipizzate, etnicizzate. Cosa significa? Significa che non esiste questione che possiamo chiamare meridionale, ma ovunque si manifesti è uguale. Significa che qualcuno diminuisce la qualità umana di qualche altro. Come lo fa? Lo fa, mi alzo, non si vedono le facce di quello in fondo. Chiamare terroni è minimo, però pensate che non esiste al mondo una parola equivalente. Per la traduzione negli Stati Uniti di terroni, nonostante chi cercava di tradurre fosse il preside della facoltà del Dipartimento di Italianistica della City University of New York, Anthony Julian Tamburri, alla fine ha ceduto le armi, perché l'unica parola che si avvicinava a terroni era dirtbol, che significa palla di terra, una zolla, insomma, però non contiene l'elemento geografico. Cioè, una palla di terra è qualsiasi bifolco ovunque in America, nord a sud, a est o a ovest. Noi abbiamo in questo senso un'esclusiva che identifica il meno con la latitudine. La questione meridionale nasce con l'unità d'Italia. Si è cercato a lungo di spacciare il dato che fosse preesistente, addirittura ultimamente mi pare Luca Ricolfi, che in queste cose è un genio, pensate, più piccola parente, come diceva Totò, non riuscendo a trovare come il Sud fregasse 50 miliardi all'anno al Nord, ha avuto davvero un colpo di genio, lo dico ironicamente, è un genio, ha moltiplicato le ore di disoccupazione dei disoccupati. Cioè, il ragionamento è, dal momento che il tempo libero oggi è un valore, i disoccupati hanno tempo libero, per cui moltiplicando 6,30 ore per ogni ora di disoccupazione dei disoccupati e per il numero dei disoccupati viene fuori che il Sud ha 50 miliardi che non ha prodotto, e se non li ha prodotti può aver disoccupati al Nord. Peccato che sono 50 miliardi di soldi rigonfiati. Se io vado con quei 50 miliardi al supermercato a comprare un pacchetto di gomma americana, non lo avranno. Per dire che, siccome l'uomo è immaginifico, questa tesi non è stata contestata da me, io ho solo riportato le contestazioni, per esempio il professor Tattara, docente di economia all'Università di Venezia,
Ricolfi avrebbe identificato nelle radici greche la questione meridionale. A questo io porrò avevo partorito un'altra ipotesi, guardate che sto proprio andando, come dire, non la prendo sul serio, e dico guarda, la verità è che la questione meridionale nasce da un uomo di Neanderthal, perché Neanderthal corte mille e Mangavato era così, quindi era meridionale. Quindi la questione meridionale, e credevo di fare una cosa divertente quando un mio amico docente mi ha detto sì, stiamo facendo, io gli ho detto aspettate un pezzo, sì Pino, però non ne avevamo ancora parlato, siamo un piccolo gruppo di docenti che stiamo cercando la quantità di geni di Neanderthal in cromagnoni che saremmo noi, perché probabilmente la differenza di intelligenza deriva dalla quantità di geni di Neanderthal in cromagnoni. Io pensavo meno ce l'hanno più scemi sono, no, più ce l'hanno, perché Neanderthal aveva il doppio del cervello rispetto a noi, a parità di corpo, di peso corporeo. Quindi l'ho fatta una premessa un po' lunga per dire che la questione meridionale, se si è o in malafede o malinformati, la puoi far nascere quando vuoi. La questione meridionale nasce ovunque c'è un uomo che diminuisce un altro uomo. Nell'isola di Robinson Crusoe c'è stato Robinson Crusoe venerdì. Chi fa lo schiavo? Non è questione meridionale, venerdì è fottuto da Robinson, il cecchione. Ma in Italia come nasce? È stata nascosta la preesistenza, e vi anticipo alcuni studi che sto facendo, della questione meridionale, facendola datare da 1860, gli altri la fanno datare anche primi, i comuni, le cose, eccetera, ma queste sono cose, come dire, volendo essere seri, ormai dimossi, perché prima dell'invasione del sud questa differenza non c'era. E come sapete, corso un dibattito mica da poco su quale fosse questa differenza, che va da pochi punti a qualche punto in più, ma comunque non è quello che fa la differenza, e anche fosse stata così, perché oggi è enormemente più grande, quasi 10 volte tanto, 7 volte tanto. Cioè, invece di diminuire cresce. Il modo di governare il sud d'Italia dopo l'unità è esattamente il modo con cui il Piemonte governava la Sardegna, né più né meno. Il Piemonte prende la Sardegna nel 1720, nel 1860 la Sardegna è la regione più arretrata d'Italia, compreso la più arretrata del sud continentale. Ancora oggi è l'unica regione senza un metro di autostrade, che praticamente non ha treni e che con le strade è meglio non parlarne. Avete cercato di andare in Sardegna da sinistra a destra invece che da sotto a sopra, tranne la Carlo Felice, c'è poco. Se si analizza quello che è successo in Sardegna, 120 a oggi, si trovano dei dati. Diciamo, fermiamoci al 1860, se prendiamo quello che è successo in quegli anni in Sardegna, ritroviamo quelle cose pari replicate nel sud continentale. Sapete oggi dove le ritroviamo queste cose? Nella Germania Est. La Germania Est, l'Anschluss, la missione di fatto, per puro caso, cioè, sono atomi, ma qualche Dio mi vuole bene, perché facendo il giornalista, il giorno in cui crolla il muro in Berlino, io mi trovo a Berlino davanti al muro, cioè ce ne vuole, diciamo, perché se potevo essere ovunque con il lavoro che faccio. E io anch'io, per esempio, interrompo e mi pare anche giù al sud, riporto i dati della riunificazione Germania Ovest e Germania Est a esempio di come si fanno le cose. La Germania Est aveva delle grandi eccellenze e delle grandi fregature, dei grandi bluff, cioè un po' come quei set dei film western americani, cioè facciamo la porta dietro non c'è niente. Però per esempio nella meccanica era la quinta al mondo,
nella produzione di elettrodomestici non dannosi per la prima al mondo, cioè aveva delle eccellenze notevoli. In più aveva una cosa forte, era il primo paese del blocco orientale, aveva un mercato di 101 milioni di consumatori. Con la unificazione cosa succede? La Germania Ovest colonizza, il termine non è mio, è di tutti gli osservatori economici della Germania oggi, tedeschi, cioè il maggiore dei quali, testuale, dice: quello che è stato fatto alla Germania Est è esattamente quello che è stato fatto al Mezzogiorno d'Italia, con l'invasione del Regno delle Due Sicilie. Ma paragonare oggi la Germania Est al Mezzogiorno d'Italia e farle un complimento esagerato. Perché? Lo sbilancio import-export del Mezzogiorno d'Italia è il 12,5%, è un'enormità. Quello della Germania Est è il 45%. Come ci sono arrivati? Minuti? Ok, ce n'ho ancora due o tre. Ci sono arrivati creando un ente statale che si è impossessato, ha praticamente spogliato di tutto i tedeschi dell'est. Gli ha tolto le fabbriche, le catene dei supermercati, le banche, le università, ha decapitato il gruppo dirigente. Decapitato significa che tipo il 100% dei professori universitari vengono dall'Ovest, il 100% dei generali colonnelli vengono dall'Ovest. Cioè non c'è uno ce n'è. Perché è rimasto ed è importante? Perché opera da dirigente di terra colonizzata, cioè applica la linea politica del colonizzatore pur facendo parte, che si chiama Angela Merkel, tedesca dell'est, che guida, ha guidato la spoliazione del suo territorio, al punto che oggi ogni due tedeschi dell'est, dove era per Costituzione abolita la disoccupazione, per cui se tu volevi fare il disoccupato magari mettevano a fare una cosa, guarda quel quadro e stai attento che nessuno lo tocchi, ma potevi essere disoccupato. Oggi, dopo quello che è stato fatto alla Germania dell'Est, ripeto, che replica esattamente quello che è stato fatto alla Sardegna e al Regno delle Due Sicilie, un tedesco orientale su due è assistito. Pensione di invalidità, di disoccupazione, l'equivalente di cassa integrazione, uno su due. L'emigrazione porta via tutta, quasi interamente, la gioventù. La Germania dell'Est è oggi il paese più denatalizzato del mondo. E il 55-60% di quelli che migrano sono giovani, donne di alta qualificazione, quindi hanno perso il futuro. Vi somiglia qualcosa? Come mai, se erano i più attivi del blocco dell'Est, nel giro di due anni la Germania è diventata dal primo all'ultimo paese dell'Est, superato da tutti, Romania, Bulgaria, Ungheria, tutti. Come mai? Cos'è successo? Ecco, questa è una domanda che in Germania si stanno facendo. È una domanda che in Italia non hanno mai voluto farsi, spiegando il declino del sud d'Italia con il carattere dei meridionali. C'è un grande antropologo, Jeff Rudy, che dice che ogni volta che si va a finire su cose come il carattere, la specificità, la storia territoriale, qualcuno sta costruendo razzismo. Preciso, eh? Pronto? Sì, la stessa domanda? No, un'altra. Ti sei già preparato? No, per te è più semplice. E quali sono i mali del sud e perché questi annullerebbero ogni altra responsabilità? Ma io non ho mai pensato che le colpe siano tutte del Mezzogiorno, non l'ho nemmeno mai scritto. Ah, prendete domani. Sì, perché annullerebbero ogni altra responsabilità? Le responsabilità sono anche altre.
La questione, sì, provo a riallacciarmi un attimo quello che si voleva dire, perché non ero figlio. Dunque, la questione meridionale nasce con quando l'Italia venne unita, e l'Italia venne unita anche male, viene fatta male. E viene fatta male perché poteva rappresentare l'occasione per rompere i mali del sud, che si erano manifestati, che storicamente erano presenti da tempo come in altre realtà d'Europa, però si erano manifestati come divario dalla restaurazione, dal congresso di Vienna in poi, e poi soprattutto dopo il 1848, cioè allora quando la monarchia borbonica si era mostrata incapace di quella svolta compiutamente modernizzatrice che stavano facendo altri stati d'Italia e Piemonte in particolare. Sardegna è esclusa dal rapporto, però la Sardegna è piccola dal punto di vista demografico, quindi Piemonte poteva trattare la Sardegna in quel modo perché importava poco. Nel momento in cui viene fatta l'unificazione d'Italia c'è all'inizio un trattamento di tipo coloniale o simile, che è tipico della destra storica e di un certo atteggiamento della destra storica che ha governato l'Italia nei primissimi anni. E in questo primo Pilar ha ragione, ma lo scrivo anch'io, cioè la repressione del brigantaggio, che però, attenzione, il brigantaggio non nasce solo per reagire ai Savoia, nasce anche perché l'unificazione d'Italia aveva portato delle istanze di emancipazione al mondo contadino del sud, che però non vengono rispettate. Quindi nasce come reazione ai Savoia che arrivano, ma perché i Savoia non rispettano, in parte, anche per questo, perché non rispettano quello che si sperava che l'unità portasse, cioè la rottura del regime latifondista estensivo. C'è anche questo motivo dell'unità. Però sì, l'unità d'Italia inizialmente si comporta in quel modo, poi però le cose cambiano. E quello che avviene nel Mezzogiorno è che la classe meridionale, la classe dirigente meridionale, compiutamente si allea dalla sinistra storica in poi con la classe dirigente del nord e governano insieme l'Italia, facendo insieme politiche che vanno bene per la classe dirigente del nord, che era di un certo tipo, e per la classe dirigente del sud, che era di un altro tipo, che era di un tipo estrattivo. Il male del sud storico è la struttura dei regimi agrari della terra, era il latifondismo estensivo, questo è il male storico del sud Italia, che il sud Italia condivide con altri sud del mondo, dalla Spagna allora, che ha un cammino molto simile al sud Italia a lungo, all'America Latina. Il latifondismo causa questo, causa ignoranza diffusa nei contadini che lavorano, causa povertà, causa sperequazione delle ricchezze, disuguaglianza profonda. Il regime latifondista del sud Italia non viene superato in età borbonica e i tentativi riformisti che vi sono molto importanti nell'illuminismo del sud vengono sconfitti. E quindi nell'Ottocento il sud si rinsalda in questo regime e quelle classi, e trova nell'assolutismo borbonico un alleato. E quelle classi dirigenti poi si alleano con quelle del nord. E il sud rimane prigioniero di questo sistema estrattivo che poi cambia con i tipici processi di adattamento a realtà nuove quando l'economia del paese cambia. Cioè quando l'Italia inizia ad industrializzarsi, si fa la riforma agraria. La riforma agraria si fa in Italia negli anni 50, 1950, cioè quando la terra non conta più come ricchezza, e allora che si fa? E le nuove classi dirigenti estrattive sono i mediatori di fondi, di stanziamenti, di finanziamenti dal centro e replicano quel modello ed è prigioniero di questo assetto, di un assetto socio-istituzionale estrattivo, che non è una spiegazione, da me è una spiegazione diversa da quelli che fanno risalto, che pongono l'accento sull'antropologia e sulla cultura del Mezzogiorno. Perché nella mia visione, nella mia tesi, la
cultura del meridione, l'antropologia discende da questo assetto, una spiegazione istituzionale, sociale ed istituzionale. E questo qui si rinsalda con l'emigrazione massiccia che proveniva dal Mezzogiorno, che inizia dagli anni 80 dell'Ottocento. È una risposta alla crisi agraria che si verifica in Italia per l'arrivo dei grani a basso costo dagli Americhe. A questa crisi i latifondisti del sud e gli agrari del nord rispondono con una legge protezionista che quindi mantiene alto il prezzo del pane e i braccianti del sud come anche il nord. E chiaramente l'emigrazione contribuisce a spogliare il Mezzogiorno e a ridurre questa possibilità di cambiamento del sud, perché le persone più intraprendenti, dinamiche, se ne vanno, poi a volte tornano, però nel Mezzogiorno tornavano meno che nel nord, perché si emigrava di più in America, si spostava dietro l'intera famiglia. Quindi il Mezzogiorno rimane vittima principalmente del suo assetto, e l'Unità d'Italia ha avuto la grave responsabilità di non aver rotto questo assetto, perché poteva essere l'evento che rompe, ma per colpa in questo anche delle classi dirigenti del nord Italia, questo non viene fatto. Il vero Cavour non voleva nemmeno incorporare il sud Italia, quindi c'è un dibattito, insomma. Però questi temevano di fare una riforma agraria, non ne avevano fondamentalmente nessuna intenzione. E questa in fondo la mia tesi è un'attualizzazione delle tesi del meridionalismo classico, da Salvemini a Gramsci. E i mali del sud sono ancora oggi questi, principalmente. Sono l'incapacità delle istituzioni di assumere appieno l'orizzonte della modernità, salvo eccezioni che vi sono. E sono stati storicamente tanti sud del mondo. Ci sono state tante regioni vessate dallo Stato centrale, non è il caso del Sud, il Sud non è stato vessato dall'Italia, a parte i primissimi anni, la nostra Italia è molto importante. Però sono state regioni che nonostante siano in conflitto con lo Stato centrale si sono sviluppate, sono diventate ricche, e penso alla regione in cui lavoro e vivo, in Spagna, Barcellona, dove hanno indubbiamente un problema che devolvono molte risorse allo Stato centrale, non si viene mai visto di buon occhio. Le infrastrutture in Catalogna non sono a livello di quelle che si fanno a Madrid, eppure lì c'è stata storicamente una borghesia dinamica, modernizzatrice, anche un'università, un sistema sociale complessivo che ha fatto di quella regione una regione relativamente ricca rispetto alla Spagna. Però volevo rispondere, cos'è il meridione? Il primo aprile ha dato una definizione antropologica del Mezzogiorno, che è anche bella nel senso che fa del Mezzogiorno un archetipo di tutti i sud del mondo, però potrebbe portare a dimenticare che non è che tutti i meridionali sono oppressi e sfruttati. Dentro il Mezzogiorno ci sono e ci sono stati gli oppressori e gli oppressi. Sono quelli che hanno avuto vantaggi dalla arretratezza del Mezzogiorno, che era la minoranza di classi privilegiate. E oggi cos'è il meridione? Oggi per me, pensavo, il meridione è quella parte di forse il paese più bello del mondo, che è il paese in cui viviamo, che ha molti problemi, ed è quella parte in cui quei problemi sono più forti. Gli stessi problemi li ha in maniera maggiormente accentuata ed è una caratterizzazione che è andato assumendo negli ultimi anni. Ecco, a proposito delle classi dirigenti, lui ha insistito molto su questo aspetto, che in effetti è quello che non bisogna sottovalutare. Ecco, a te Pino volevo chiedere qual è stato il ruolo delle classi dirigenti in generale, sia come diceva della classe politica ma anche della borghesia. Qual è stato il ruolo
nella soluzione o nella mancata soluzione della questione meridionale. È esattamente quello che accade ogni volta. Non funziona. Pronto? È quello che accade ogni volta che in una comunità giunge un nuovo potere. I sistemi di potere di quella comunità vengono sconvolti. Se quel potere è molto maggiore, i componenti della comunità aggredita hanno due scelte: ribellarsi e sottostare. Ma fra quelli che scelgono di sottostare ci sono ancora una volta due scelte. Cioè, se non puoi vincere per tutti, non puoi salvare tutti, sempre ammesso che tu lo voglia fare, stiamo parlando, come dire, dei più generosi in quella comunità, se non puoi salvare tutti, puoi arrivare al ragionamento di salvo almeno me stesso. In pratica, se non posso evitare che veniamo tutti frustati dal nuovo potere, posso cercare di evitare di essere frustato io, come? Frustando i miei compagni per conto del nuovo potere. Per questo in tutte le comunità colonizzate c'è una parte di quella comunità che si allea con il nuovo potere, quello che vi stava raccontando prima Felice. Ma è successo, vedete, i campi di sterminio, i capo erano ebrei e tormentavano gli internati ebrei come loro, ma era l'unico modo per avere un tozzo di pane in più. Questo accade ovunque. Come riconosciamo queste classi dirigenti asservite? Perché poi sembra facile, al momento dell'unità era facile. E infatti vi è stato appena detto come una parte dei latifondisti, di cose, eccetera, si sono messi al servizio, qualcuno per idealismo, perché era liberale, unitarista, eccetera. Se basta vedere l'ottimo libro della Petrusevitz sulla questione meridionale, che è uno studio molto ricco sugli studi, i lavori, le ricerche che venivano fatte in campo agricolo per incentivare, diversificare, come dire, per una produzione più moderna, più ricca, più vasta, eccetera. Non è a caso che fu il Regno delle Due Sicilie il primo a sviluppare l'agricoltura specializzata del Mediterraneo ad alto reddito, che rendeva più dei frutteti alle porte di Parigi, che venivano normalmente intesi come più di tanto non è possibile. E non è un caso che questo abbia portato all'apertura delle prime linee commerciali intercontinentali dall'Italia agli Stati Uniti. E non è, da questo cosa deriva? Cioè, la compagnia nata a Palermo, con le prime linee Palermo-Boston, e tra l'altro quella Palermo-New Orleans portò i musicanti di Sala Paduta, che sfidandosi con i neri a Congo Square inventarono il jazz è nato dai nostri emigrati. Se andate al cimitero di New Orleans e vedete le tombe dei creatori del jazz, i nomi sono tutti italiani nelle prime file. E il primo disco jazz della storia, da The Original Dixieland Jazz Band, era di Nick La Rocca, siciliano. E c'era anche una Puzzese, Salvatore Barbaro, la prima chitarra jazz della storia, e lui è anche il responsabile, fra virgolette, dell'ingresso nella pattuglia dei creatori del jazz di un settentrionale che suonava il violino, era di Bergamo, il primo violino della storia del jazz. Chiudo la parentesi perché non c'entra niente con quello che sto dicendo. Non è un caso, dicevo, che proprio la produzione e lo sviluppo e l'esportazione di prodotti dell'agricoltura specializzata del Mediterraneo, ripeto, ad altissimo reddito, comportò la necessità di fare navi velocissime, perché la roba che prendi dall'orto la vuoi portare in America, se ci metti 3 mesi arriva con i vermi,
per cui i cantieri del Regno delle Due Sicilie, che erano fra i migliori del tempo, e almeno in un caso, se non vogliamo esagerare, i migliori del tempo, perché se la caldaia a vapore che ha dato il via alla rivoluzione industriale è nata in Inghilterra, non è che l'abbiano inventata loro, cioè già, i greci già la conoscevano, ma insomma come fonte della macchina prima per la rivoluzione industriale, nasce inglese, la prima nave a vapore non la fanno gli inglesi, la fanno i napoletani nel 1818, gli inglesi la fanno fare i napoletani e solo 4 anni dopo sono apparsa da sola, per dire che il livello di produzione sia nell'agricoltura che nell'industria non era affatto basso, tant'è vero che le navi Palermo-Boston avevano il record di traversata, 26 giorni, cioè ancora oggi è difficile. Quindi questo sistema viene mortificato. In che modo? Il sud deve perdere la sua economia, perché se non è concorrenziale, vengono distrutte le acciaierie di Mongiana, i più grandi stabilimenti siderurgici del tempo in Italia, da soli avevano lo stesso numero di dipendenti, ingegneri, cioè di tutto il nord messo assieme. Ufficialmente fu perché non era concepibile ancora avere stabilimenti siderurgici fatti in montagna, lontani dal mare, con energia derivante da cadute d'acqua e cascate. E così era Mongiana, per cui distrussero Mongiana, la svendettero come ferro vecchio a un ex sarto, ex garibaldino, e già pregiudicato per truffa allo Stato. E per dire che le nostre radici e le nostre tradizioni sono profonde, subito detto in Parlamento. Pietrarsa, che era la più grande ed efficiente officina meccanica del tempo, fu copiata da tutte le nazioni industrializzate. Ci fu solo uno Stato che mandò un generale, e non vi dico quale. Però dopo il generale arrivarono i bersaglieri e spararono sugli operai e fecero una stragetta, piccola roba rispetto agli altri. Demolita l'economia, a quel punto le classi intermedie, soprattutto quella borghesia che tra l'altro aveva, questo è assolutamente vero, delle ragioni di contrasto serie con la dinastia borbonica. Perché? Perché i Borbone, dopo lo spavento che fa il cento, che si erano presi con i francesi, i liberali e la borghesia che, come dire, piegava per i francesi, stabilirono un nesso strettissimo bypassando le classi intermedie con il popolo. E non è affatto un caso che il regno borbonico fu salvato 2 volte dai Lazzari, cioè dagli ultimi, non dall'esercito, le cose eccetera, ma prima con Ruffo dai braccianti calabresi, e poi Lazzari a Napoli, che in un caso e nell'altro furono lì solo 2 occasioni, a parte la terrore, voglio dire, del più potente esercito del tempo sconfitto. Ed è stato sconfitto a Napoli dai Lazzari, Championnet, poi Lazzari c'è dentro perché vengono attaccati alle spalle dagli altri napoletani francesizzanti, per cui presi fra 2 fuochi dovettero cedere. E poi dai calabresi, guardate che parliamo del più potente esercito del mondo in quel periodo, i napoleonidi. Quindi questo legame era fortissimo e i borboni si potevano permettere di bypassare quella classe sociale che gli aveva dato, diciamo così, qualche problema. Si parla della ferocia dei borboni nella repressione di questo, non affronto l'argomento, poi magari se c'è tempo dopo ne parliamo. Un solo dato, nel tempo in cui, e questo lo diceva il parlamentare Proferio piemontese al Parlamento del Piemonte, che mentre il Piemonte giustiziava 113 condannati a morte, ovvero circa la metà di quanti ne giustiziava la Francia nello stesso periodo, ma la Francia aveva 8 volte la popolazione del Piemonte, nel Regno delle Sicilie fu giustiziata una persona sola, Agesilao Milano, che ispirato, poi si capì da chi, perché appena arrivava Garibaldi piemontesi dentro le pensioni alla sorella e alla mamma,
che Gesualdo a Milano, che attentò alla vita del re infilò per un soldato la baionetta nella pancia. Secondo una tesi sarebbe morto poi Ferdinando II per l'infezione conseguita, quella roba lì. Per usare le parole di uno che assolutamente non è sospettabile, cioè Settembrini, che era uno di degli esponenti maggiori di quella classe bypassata dal re dopo l'Unità d'Italia, vedendo quello che avveniva nelle università italiane, e oggi non è meglio, secondo me, se me ne scordo, per favore dimmelo, perché io lo voglio ricordare sempre, che il governo precedente ha segnato l'atto di morte delle università del sud con un decreto che grida vendetta e che ovunque avrebbe scatenato l'ira di Dio tranne in Italia. Non voglio offendere nessuno, ma si capisce perché al momento della presa del potere del fascismo solo 12 professori universitari rifiutarono di giurare fedeltà al fascismo. Quel decreto condanna a morte le università del sud. Questa storia è cominciata da quel momento, e guardate che le università meridionali erano fra le prime. In quegli anni le università meridionali partorivano facoltà che ora sono diffuse in tutto il mondo: vulcanologia, sismologia, archeologia, moderna sociografia, economia politica, tutte nate a Napoli. Se non fosse stato per un sciarone, non fu uscito napoletano a Torino, Torino ancora non aveva la facoltà di economia politica. Adesso invece le università del sud sono tutte penalizzate. Cominciò allora con l'epurazione fatta da De Sanctis, che cacciò tutti i docenti che non erano filo Savoia, cosa cominciata già a Mantova con Farini, che cacciò tutti i docenti che non giuravano fedeltà ai Savoia, e oggi si conclude, si fa per dire, con una serie di interventi nel mondo della scuola, dall'asilo all'università, poi vi faccio l'elenco, che condannano il sud a non avere asili, scuole e università. Quello che si chiama questione meridionale è un filo che parte da lì, ma oggi non è diminuito, è ingrossato. L'accenno che vi ha fatto Emanuele Felice negli ultimi 20 anni è serio, perché in questi ultimi 20 anni è accaduto quello che non è accaduto nel secolo precedente, perché c'è un'accelerata mostruosa, che non sta sollevando coscienze. Abbiamo un Presidente del Consiglio che ha rubato gli asili ai bambini del Sud, e noi però paghiamo gli asili a quelli del Nord. Se vedete la tabella dei contributi per gli asili, le città del Sud, 0, 0, 0, 0, 0, e con i nostri soldi aprono nuovi asili al Nord. Sto anticipando, ne parlo dopo. Vincenzo, tra qualche minuto finiamo con le mie domande e poi passiamo la parola al pubblico. Qual è la ricchezza che il Sud non sa di avere? È un dubbio che ormai ci sono rimaste grandi ricchezze. Però volevo dire sul discorso di aprile, la questione degli asili nido è vera, che il governo Renzi ha deciso di finanziare gli asili nido in base al costo storico, e quindi vuol dire che quelli che non hanno asili nido non ricevono finanziamento. A parte questo però, sulle università meridionali, io sono uno che pensa che funzionano molto male, perché in preda a un nepotismo che vige da quando l'università è diventata di massa. Sud aveva università di eccellenza, Napoli, l'università di eccellenza, quando non era di massa, è rimasta in età liberale, poi con l'università di massa e nel sud le logiche nepotiste si sono sentiti più che altro e i risultati si vedono. Però il quadro storico che fino a aprile ha tratteggiato con alcuni esempi, insomma, mi corre l'obbligo di qualificarlo un po' dal punto di vista della prospettiva storica. Non è fondamentale, non dovete pensare che il Sud Italia del tempo
fosse un paese avanzato. Non lo era, era un paese arretrato, arretrato rispetto all'industrializzazione, quanto era arretrato il centro-nord e forse un po' di più. I dati che abbiamo sulla manodopera industriale, sulle produzioni industriali intorno all'unità, ci dice che nel sud Italia si produceva meno, l'industria era meno forte nel complesso che nel centro-nord. Quello che viene al sud, ovviamente che il sud era un grande regno dal punto di vista numerico, come ogni stato d'anzian regime, aveva a Napoli, nella capitale, in Calabria anche per servire le produzioni che quel regno doveva avere, aveva dei centri industriali, che poi vengono perduti con l'unificazione d'Italia. Ma non perché se ne avvantaggiasse immediatamente il nord inizierà a industrializzarsi dagli anni 80 dell'Ottocento e poi ancora di più dagli anni 90, quindi 20 anni dopo, perché la classe dirigente non era in grado di valorizzarlo. Però era una realtà arretrata, che non aveva particolari eccellenze. Anche la prima nave a vapore che fosse stata costruita dai meridionali, a me, né nel mondo, a me non risulta, io non l'ho mai letto. 1810. Sì, ma non mi risulta che fosse la prima al mondo, era una delle prime in quel bacino nel Mediterraneo. Io frequento il dibattito tra gli storici economici sulle principali riviste mondiali, ma mica sono italiani. Nessuno ha mai detto che il sud Italia avesse queste produzioni. Non so da dove dipende questo, ma non c'è nessuna gente del tutto disinteressata. E quel che c'è è che la nave a vapore che costruirono era sul motore inglese. Gli inglesi avevano fatto il motore, poi l'hanno messo su una nave del sud. Quindi il sud Italia era uno stato arretrato, come tutta l'Italia era arretrata rispetto all'Inghilterra e al nord Europa, che aveva alcune produzioni che servivano quel modello d'anzian regime. Era un modello, se vogliamo fare dei paragoni storici, simile alla Francia del Re Sole, il modello di Federico II di Borbone, di Ferdinando II, sovrano assoluto del sud Italia dal 1830 al 1860, era il Re Sole. Ed era quindi un certo sviluppo dell'industria su base e su impulso dello Stato, ma non coglieva l'esigenza della modernizzazione di secondo me. Perché allora la via per modernizzare lo Stato che si delineava e che altri paesi facevano voleva, si sostanziava in due azioni principali. Modernizzare gli assetti della terra, principalmente tassando la terra, o riformando il latifondo, ma tassando la terra, tassando i baroni, e creare l'istruzione pubblica di massa, per creare una manodopera, modernizzando la terra, tassandoli, li costringe ad essere maggiormente produttivi, quindi a innovare nell'agricoltura. Essendo più produttiva la terra, i lavoratori dall'agricoltura si possono spostare all'industria e se li mandi anche a scuola, quindi diventano un'ottima manodopera industriale. Queste erano le due strade che Cavour faceva in Chiesa e che altri facevano, il modello era quello, e questo Ferdinando II non faceva. La questione cruciale, la ricchezza principale allora era data dalla terra. L'industria aveva, pensate, su un regno di 9 milioni di anime che aveva il sud Italia, e stiamo parlando di manodopera industriale che fra la Calabria e la Campania raggiungeva dei poche migliaia di addetti. Pietrarsa aveva all'epoca massima dell'espansione meno di 2.000 addetti, un contributo al reddito minimo su 9 milioni di abitanti. E la terra, il problema era modernizzare la terra e come tassare la terra. Questa è una questione discussa dal Settecento in Europa, dall'illuminismo del Settecento. E l'idea, innanzitutto, bisognava fare un catasto che permettesse di censire. Questo era quello che si era fatto in Lombardia, fatto dagli austriaci. Si era fatto in Toscana, si era fatto in Piemonte, ed era il catasto geometrico particellare, in cui una figura terza
perito diceva quello che il terreno aveva, produceva, come era fatto, quindi stabiliva poi le tasse da pagare. Il catasto premoderno è il catasto descrittivo, in cui è il latifondista che dice: ma io produco questo, e in base a quello poi pago la tassa. Ed era questo il catasto che c'era al sud. Fatta l'unità d'Italia, lo Stato italiano, che si era creato, aveva un considerevole debito dovuto alla politica infrastrutturale di Savoia, ma soprattutto al fatto che le guerre per l'unificazione d'Italia erano costate. E si poneva il problema di come ripagare questo debito, è un problema che attraversa tutti i 15 anni della destra storica. Allora, una via era aumentare le tasse dirette, cioè aumentare la tassazione della terra, un'altra via era aumentare le tasse al consumo, le quali incidono maggiormente sui ceti più poveri, perché hanno una percentuale di incidenza indipendente dal reddito. Il Parlamento italiano partì discutendo l'ipotesi di estendere il catasto dal nord al sud, ma vi furono rallentamenti, rinvii, e l'opera di uniformazione del catasto in Italia fu completata sostanzialmente negli anni 30 e definitivamente negli anni 50. Cioè si arrivò a tassare pienamente la terra dei latifondisti del sud quando questa non costava più, non contava più. Quel che si fece invece fu aumentare le imposte al consumo, e in particolare le imposte sul macinato, che pagavano quelli, i braccianti, che avevano un reddito in moneta e poi andavano a farsi macinare il grano per avere il pane. Queste furono le scelte fatte in concreto. Adesso queste scelte che si è poi, quando parlo di un'alleanza tra le classi dirigenti del sud e del nord, questo è un tema. Però la questione che Pino Aprile dice anche nel suo libro Sud Italia, terzo stato industrializzato d'Europa o del mondo, non mi ricordo, però è una questione che nel dibattito storiografico della storia economica non italiana, mondiale, non esiste. Solo uno studioso serio dice una cosa del genere. Il dibattito sulle stime del reddito che c'è fra me ed altri studiosi è semplicemente: tutti concordiamo che l'Italia era allora un paese povero. Semplicemente, se il sud era povero quanto il nord Italia, un po' più povero. Nessuno parla di un sud, questo è un mito. E perché? Perché è importante? Perché se uno dice eravamo la terza potenza industriale, allora certo che poi è colpa di quelli che arrivano dal nord. Ma non era così. A me non c'è nessun articolo di uno studioso, non si è mai visto. Cioè di uno studioso che abbiamo, sono cose che non hanno fondamento storico per come noi conosciamo la disciplina storica. Dopodiché, se qualcuno viene e mi fa un articolo convincente, lo pubblica su una rivista importante, diventa una star, perché ovviamente qual è la ricchezza oggi del Mezzogiorno? Io purtroppo nel mio libro sono pessimista, perché penso che il Mezzogiorno abbia perduto dei treni importanti, in particolare abbia perduto il treno dello sviluppo quando l'Italia era un paese che si sviluppava per tanti anni, negli anni 50, 60 e 70. E l'ha perduto perché l'intervento straordinario è stato fatto male a causa dell'intermediazione della classe politica meridionale. Che quando l'intervento straordinario veniva fatto da un organo tecnico dall'alto, negli anni 50 e fino al 65, senza passare per le consortili locali, funzionava. Quando le consortili locali sono state messe dentro, iniziano ad andare male. E quello era un periodo in cui l'Italia stava crescendo davvero ed era nell'insieme uno Stato molto più forte, con una classe dirigente più all'altezza anche del Sud rispetto a quello di adesso. Oggi però il Sud ha ancora un'opportunità, ed è un'opportunità geografica, che dal fatto di aver acquisito una centralità geografica che prima non aveva, con l'Asia che emerge come principale polo manufatturiero del mondo, le merci che dall'Asia vengono in Europa passano per il Sud Italia o per la Grecia. Però per saper sfruttare questa opportunità, adesso per esempio Nicola Rossi l'aveva scritto nel 2005 un libro, Mediterraneo del Nord,
qui già notava questa cosa, però per poterlo fare bisogna attrezzare i porti ed attrezzare le infrastrutture, perché le navi, posto che le grandi navi cargo dalla Cina possono attraccare e poi le merci possono arrivare al nord Europa. E questo negli ultimi 10 anni non è stato fatto, e non è stato fatto non perché sono mancati i fondi, perché i fondi europei non sono stati usati, non sono stati usati in questo modo. E questo non è avvenuto perché l'Italia soffre di una astrusità burocratica che non ha nessun altro paese avanzato, e perché le classi dirigenti meridionali avevano altri interessi per utilizzare i fondi. Quindi queste opportunità che si presentano in un contesto in cui le opportunità ve ne sono sempre meno, che il mondo è cambiato, diciamo, devono saper essere colte. E quello che io dico nel mio libro, guardate che se noi continuiamo a raccontarci che il sud sta male perché è sfruttato dal nord, perdiamo di vista quello che è l'obiettivo oggi per salvare il sud. La prima cosa che il sud deve fare in condizioni di risorse scarse e di un quadro macroeconomico molto più difficile è di dotarsi di una classe dirigente all'altezza, che non perda nessuna opportunità, anche minima, quando questa viene a presentarsi. O ad esempio, io sono di Vasto, ogni volta che torno a Vasto d'estate rimane allibiti da come una città come Vasto non sappia sfruttare il potenziale turistico enorme che ha. Rimini è una città molto più brutta di Vasto, ha un turismo enorme, e quel turismo di Rimini è frutto dell'azione delle classi dirigenti locali. Tutto lì. Sono state, studi su questo, che sono state capaci di fare delle cose. E qui non vengono fatte. E sono risorse, e questa è una ricchezza evidente, il turismo vasto, una ricchezza enorme. Va bene, per ora. A proposito, Felice, rispondendo alla domanda, mi ha dato lo spunto quindi per quella successiva, perché se è vero quindi che il Sud una ricchezza ce l'ha, allora, e non è stata ascoltata a quanto pare, lui dice che sono stati tanti i treni persi, allora inevitabilmente bisogna chiedersi a chi conviene l'arretratezza del Sud. No, io invidio quelli che i treni li perdono, perché la gran parte non li piglia proprio, cioè non c'è. L'accenno allo sfruttamento turistico di Vasto ha un senso, e ancora Vasto c'ha l'Adriatica, cioè ha un'autostrada e ha una linea ferroviaria. Io ho avuto tra l'altro una trasmissione in cui eravamo entrambi ed è intervenuto Zaia, una trasmissione tra l'altro molto brutta, condotta in maniera molto faziosa, e che doveva, era Radio Anch'io, e che doveva, come dire, rimediare a una porcata fatta nella trasmissione precedente. Qual era la porcata? Il conduttore, cioè, non riesco a immaginare dove altro poteva succedere un fatto del genere senza che ci fossero conseguenze. Legge a Don Maurizio Patriciello, ora pensatela come volete, vi ripeto, io sono ateo, ma io rispetto gli uomini per le loro azioni, che siano musulmani, preti, di Timbuktu, non me ne frega niente, fammi vedere quello che fai, non mi dire quello che sei o che vuoi fare, le tue azioni ti qualificano. Don Maurizio Patriciello, che è una delle persone migliori che abbia incontrato in vita mia, da ateo, io ogni sera che lui torna a casa ringrazio Dio, perché il suo predecessore lo hanno ucciso in chiesa mentre stava per dire messa il giorno del suo romanzo, con 5 colpi di pistola, perché quello è Don Maurizio.
era in collegamento con Don Maurizio e gli legge: senta un po' questo messaggio un po' aspro, testuale, anonimo, letto alla radio di Stato, perché voi meridionali siete tutti di cultura camorrista, siete dei ladri mantenuti da noi, ci siamo stufati di farci derubare, e così avanti tutti i e chiede ora risponda. E te devo rispondere, manco te rispondo. Quel messaggio ovviamente era da licenziamento in tronco, è successo un po' di casino e si è fatta una nuova trasmissione, condotta con lo stesso criterio, perché evidentemente il conduttore così la pensa e così la deve dire. E l'ha chiusa con Zaia, che ha sparato una serie di numeri, chiamiamoli così, a quale il conduttore dava, cioè sottolineava, vedete per dire come bravo, perché noi a Jesolo, adesso mi ricordo quanto ha detto, c'è pure tu, non so se ti ricordi quanto ci abbiamo, 12 milioni di turisti dall'Austria alla Germania, mentre nel Golfo di Taranto se ne arrivano, e dico, scusi, ma non si vergogna? Cioè, intanto dall'Austria a Jesolo ci vai un momento a piedi, e poi c'hai i treni, aereo, autostrada, nel Golfo di Taranto non c'hai i treni, non hai aeroporto, non hai autostrada, come cavolo ci vai? E dopodiché, se non viene sfruttata turisticamente quella meraviglia del pianeta, è colpa di quelli che non la sanno sfruttare. Tu mettimi nelle stesse condizioni dei miei concorrenti operatori turistici di Rimini, di Jesolo, e poi vediamo, se non sono capace allora è colpa mia. Ma lo schema qual è? Non sono le condizioni che ti svantaggiano, sei tu che sei meno capace, ovvero le condizioni di svantaggio diventano il difetto di chi subisce quelle condizioni. Una piccola notazione la devo fare, io sia in Terrone, ma ancora di più giù al sud, spiego, guardate, quando dico terza potenza industriale non parlo di quantità. La potenza industriale non è nel numero delle cose che fai, nella quantità delle cose che fai, ma nella quantità delle cose che sai fare. Perché, come hanno sempre detto gli inglesi, non è il caso, lo sanno gli inglesi, a volere la distruzione del Regno di Sicilia, come documenta con una serie di documenta con documenti, mi dà fastidio dire, come dimostra con una serie di documenti inediti il docente della Sapienza Eugenio Di Lienzo in Il Regno delle Sicilie e le Potenze Europee. Questi documenti li ha tratti dall'archivio del Parlamento Britannico e da quello di Pietroburgo. Tra queste cose se ne trovano alcune che sono francamente divertenti, perché poi gli inglesi saranno pure un po' stronzi, ma dopo gli humor ce l'hanno. Per cui Palmerston propone di usare con il Regno delle Due Sicilie il sistema, la Gamble Diplomacy del Comodoro Perry degli Stati Uniti o di Giappone. Noi mandiamo in altra guerra, puntiamo a loro modo, fai quello che diciamo noi, o cominciamo a sparare. Quindi il Giappone si industrializzò. La regina dice a Perry: tu sei scemo, ma non perché volesse salvare Napoli, perché stiamo uscendo da una serie di guerre napoleoniche europee che ci hanno stremato, noi e il resto del continente. Se attacchiamo Napoli, alleato con la Russia e con l'Austria, ripartiamo con le guerre europee, ma ti sei bevuto il cervello. E allora quale fu la soluzione? Usare il sistema che gli inglesi hanno sempre usato quando hanno fatto le guerre per procura, ovvero con i vari treni che chiamavano pirati, ma avevano una patente di corsa con cui aggredivano, svogliavano, danneggiavano le navi, il commercio della Spagna o di chiunque altro. Per cui si viene fuori l'idea di trovare, virgolette, un simpatico filibustiere, chiuse virgolette, a cui affiancare un po' di gente, quella che è, sta, non conta quello che faranno noi, loro, conta quello che farà la nostra flotta, che starà lì. E questo succede, perché quando sbarca Garibaldi, c'è nel Parlamento britannico una seduta che, credetemi, nella sua serietà, nella sua rilevanza storica eccezionale, ma è da scompisciarsi e realizzare. Perché si alza il capo dell'opposizione, è classico British humor, Sir,
vuole spiegare a questo onorevole Parlamento cosa cavolo ci faceva la nostra flotta da guerra a Marsala mentre sbarcavano quei filibustieri? Non vorrà mica pretendere di far credere ai suoi colleghi che era lì per fare il rifornimento di quel pessimo sherry che fanno in Sicilia. Cioè, questo è l'abbattimento del re delle due Sicilie, è un'opera britannica. È vero, Cavour non la voleva la Sicilia, ha dovuto solo rincorrere gli eventi per impedire che gli scappassero di mano. Il re la voleva, cioè il fatto che arrivati il re avevano scavalcato Cavour, il quale poi siccome c'erano tutte le fortune tutti e due, eccetera. Va bene. E torniamo a Bomba, perché la Gran Bretagna ci aveva tutta questa cosa? Perché il regno delle Sicilie sapeva fare quello che facevano gli inglesi. Per lo zolfo, ma poi c'è un'altra roba, sono minieri, io parlo proprio di capacità industriale. La prima linea della tecnologia dell'epoca qual era? Era la cantieristica navale e quella ferroviaria. Il regno delle due Sicilie era in prima linea in entrambe le cose. Come dicono gli inglesi, ripeteva Agnelli sempre quando uccideva le aziende automobilistiche facendo due macchine, dice, ma perché la distruggere due macchine? Non esistono nemici piccoli, ma solo nemici. Di averli sottovalutati, per esempio, da parte della tecnologia occidentale, oggi, pensate quando abbiamo visto la prima macchina coreana, ci hanno raccolto sotto i tavolini dalle disagi, oddio, ma lei cammina pure quello proprio. La prima Toyota, mamma mia. Poi sappiamo come è andata a finire, per cui i nemici vanno uccisi nella culla. Questo significa potenza industriale, perché se no, e riporto io stesso i dati, come quantità erano imparagonabili, perché mentre il nord e il sud d'Italia concorrevano per la produzione di migliaia o al massimo di decine di migliaia di tonnellate di ghisa, la Gran Bretagna ne faceva 4 milioni. Quindi non era paragonabile. Il guaio da parte degli inglesi per rappresentare la presenza di Sicilia qual era? È che lo sapessero fare. Perché a Mongiana, per esempio, c'erano anche degli ingegneri inglesi, uno dei quali sabotò il sistema delle miniere per far fallire l'acciaieria e non furono più utilizzabili dopo le sue cure. Bypasso. Per esempio, i piccoli dati, ma quando l'Italia viene unificata, i 75 locomotivi fatti in Italia, che tirano treni italiani per la penisola, 60 li hanno fatti in meridionale. 15 pezzi d'Italia messi assieme. Dal giorno dopo i meridionali non sanno più fare le locomotive, le fanno solo al nord. Le navi idem, la flotta più importante d'Italia, una delle terze più importanti d'Europa, la quella napoletana. Dal giorno dopo gli appalti sono soltanto ai cantieri di La Spezia, di Genova. Così viene ammazzato il sud. E oggi qual è la piccola, vi metto una schizzetta di veleno, cioè non si nega a nessuno, noi abbiamo sul sud una grande miniera di conoscenze, di sapienze, non solo di sapere, ma proprio di sapienze, cioè che è quel sapere quasi inconscio. Ve lo spiego bene, quando la moglie di Aldo Moro era settentrionale, marchigiana, un giorno vide Moro in Salento parlare, ascoltare Moro parlare con i pescatori e uscì gli occhi da fuori, quando il marito lo disse, ma qua i pescatori discutono di filosofia presocratica, ma quando la studiano, il marito che sapete com'è, no, non la studiano, loro la sanno. Ecco, il Mediterraneo, il Sud, è questo posto, è un posto pieno di sapienze, per cui basta poco per attivarle. La ricchezza del Sud è ancora oggi questa, è quello che sappiamo, spesso neppure sapendo di saperlo, ci vuole poco per attivarlo. Perché pensate alla storia dell'intera umanità di sempre. In ogni periodo della storia questa terra è stata a livelli di eccellenza. Non sempre con gli stessi popoli, perché qui sono venuti tutti, lo spiega Ger Diamond, il più grande geobiologo che abbiamo. Perché? Perché la latitudine, la fertilità, l'accentramento di animali addomesticabili, di piante addomesticabili, questa cosa ci rende non più intelligenti ma più fortunati.
ragione per cui sono venuti tutti quanti, vogliono venire qui, da qui te ne vai solo se sei costretto, mentre gli altri ci vogliono venire. Questa è la vera ricchezza del sud, del Mediterraneo, dell'Italia, cioè il fatto di stare qua e di starci da tanto tempo con la sommatoria di tutte queste sapienze. Oggi però cosa accade? Perché stiamo in questa condizione e sembriamo venirne fuori male, molto male, e forse rischiamo quasi di non venirne fuori, almeno i pessimisti. Io non lo so, io sono sicuro che ne verremo fuori. E persino a breve. Non vi faccio tutti i ragionamenti perché vi discorrono. Ma così ha voluto negli ultimi anni. Lasciate perdere i governi, o di destra o di sinistra, si sono comportati tutti esattamente la stessa maniera. È in atto una vera e propria guerra al sud, come non avveniva da tempo. E le classi dirigenti meridionali sono complici in questo. Ma badate, io non lo dico così come si dice, lo vediamo scritto sui giornali più grossi, nei libri di persone, diciamo, che hanno grande ascolto in Italia, le classi dirigenti meridionali, per carità, sono l'ultimo che le vuole salvare. Però due dati. Uno, hanno governato, governato significa non che hanno avuto potere, hanno gestito il potere, che era di altri, per 24 anni e mezzo in 158, per tutto il resto del tempo hanno governato settentrionali. Ma quando governa il capo del governo questi 24 anni e mezzo è meridionale, non vuol dire che quello gestisce il potere del sud, gestisce il potere del nord. Se De Mita, che è stato il più potente di sempre, comunque ha governato 9 mesi. Ed era anche capo del governo e del partito di maggioranza, avesse preso una decisione, una contro la FIFA, il giorno dopo cadere il governo. Esattamente come avviene in Nigeria, se il presidente nigeriano prende una decisione contro le multinazionali petrolifere, né più né meno. Lì ci parlava un colpo di Stato, ma sarebbe stata esattamente la stessa cosa. Non solo, ma le agenzie di spesa in Italia, dalle banche all'energia, tranne 4 o 5, sono in mano a settentrionali. I meridionali non gestiscono nulla. La Cassa per il Mezzogiorno, che ha fatto grandi belle cose nella prima parte, nella seconda ha sbaccato, diciamo pure, è costata all'Italia lo 0,5% del PIL. 0,5% per fare cose, strade, scuole, qualche diga, le fogne. Scusate, nel resto d'Italia, dove ci stanno molte più strade, molte più treni, le dighe c'erano già da prima, le scuole c'erano già da prima, con quali soldi le hanno fatto? Con quale cassa? Per il settentrione. Avranno usato quegli spiccioli che sono rimasti, il 99,5%. Sapete qual è 0,5% del PIL? È più o meno quello che ci costa il MOSE da solo. Questa è la cassa per il Mezzogiorno, per la quale ci stanno martellando i piedi, diciamo così, d'accordo, vergognatevi. La Germania Ovest, che pure ha ridotto i tedeschi dell'Est, non la Germania Est, la distinzione è importante, i tedeschi dell'Est, in 20 anni ha speso nella Germania Est 2.000 miliardi di euro. In 60 anni l'Italia nel sud, tra casa del Mezzogiorno e il resto, ne ha spesi 360. In 60 anni quelli hanno spesi in 20. Che significa che oggi la Germania dell'Est ha le strade, i treni, l'università, il giorno, la Germania dell'Ovest. Però è comunque meridionalizzata. Perché? Perché non c'è la volontà di averli come concorrenti, ma solo come clienti. Questa è la vera gabbia in cui stiamo, per cui diviene normale che i fondi per, ho finito, 4 dati, fondi per la coesione territoriale, cioè i fondi che vengono mandati all'Italia per diminuire il divario fra nord e sud. Abbiamo letto nel libro di Liz e Stella in che modo sono stati sprecati al sud. Hanno dimenticato 2 o 3 cose, che per esempio con quei soldi è stata fatta una delle più grandi opere mai fatte in Europa nel tempo più breve mai speso in Europa,
per fare la metropolitana di Napoli, 1 miliardo di euro, e l'Unione Europea l'ha definita la migliore del continente e gli osservatori della metropolitana di Londra sono venuti a Napoli a studiarla. Diciamo che il resto lo hanno sprecato, non è vero, diciamo che lo hanno sprecato. Seppure l'avessero sprecato tutto, avrebbero sprecato il 27% della somma, perché quella somma che doveva essere spesa al sud è stata spesa per il 73% al nord, dove si sono fatti finanziare per esempio corsi di chitarra ad uso singolo durata 3 giorni, 60.000 euro. Andrea Segovia costa meno, costa molto molto. Il comune che ha avuto più progetti approvati è un comune del Bresciano gestito dalla Lega, un progetto e mezzo, se ricordo bene, dalla memoria dell'abitante. Tutte queste cose le volete vedere, stanno sul online sul Ministero della Coesione Territoriale, www.opencoesione.it. 730 o 50 mila progetti, la sola Lombardia più di tutte le 8 regioni meridionali messe insieme. E i soldi per combattere l'evasione scolastica, Scampia è il record europeo di evasione scolastica, indovinate dove sono andati se sono questi soldi? In Lombardia. E i soldi per riattare le scuole terremotate? 97% al centro-nord. Un terzo dell'intera somma in Lombardia, i terremoti. Un 3% al sud, dove mi giunge voce, devo controllare, perché da giornalista devo controllare le fonti, che all'Aquila ci sia qualche scuola che ha bisogno di un intervento. 3%. Dove stanno le scuole terremotate? Più della metà, 13.000, sono 24.000 in tutto, in Campania, Calabria e Sicilia. E mancano le altre regioni del sud e manca l'Abruzzo. E i soldi per gli asili, l'abbiamo appena detto, zero al sud, tutto al nord. Come si fa a ridurre la questione meridionale se ogni intervento sposta tutti i soldi al nord e niente al sud? La questione meridionale è frutto di una politica di potenza. Questa politica di potenza vede i meridionali nella condizione subordinata. La classe dirigente meridionale, in quanto classe dirigente coloniale, colonizzata, fa gli interessi del colonizzatore. Leggetevi i nomi di quelli che parlano delle colpe della classe politica dirigente meridionale. Io ho provato a leggere qualcuno, questo è stato ministro, questo è il decano dei docenti di storia, è stato pure sottosegretario, assessore a Napoli, questo è stato dirigente di una grande finanziaria per la cosa eccetera. Dice, ci fosse stato un biglietto. E se non sono loro la classe dirigente, qual è? Sapete che non uno di questi, cioè se uno mi trova un intervento di questi su uno qualsiasi dei fatti che vi ho detto, io gli do 1.000 euro. Per esempio, nel 2010, poi non so come lo spiegherei ai nipoti, ma abbiamo detto per pensarci, forse voi mi c'è già 10 anni, mi fa domande. Abbiamo avuto un ministro dell'istruzione, una pistuana che si chiamava Gelmini, la quale ha emesso delle si chiama indicazioni per il curriculum, cioè le istruzioni per insegnare le materie nelle scuole. Allora, per insegnare letteratura italiana nel Novecento nei licei, queste indicazioni dicevano va insegnato, e questa indicazione che va all'editoria scolastica per fare i libri, ovviamente, per quei licei, va insegnato attraverso questi autori, c'è un elenco. Ora non so fosse successo adesso approfondire anche per lo scienziato, e c'è un altro elenco, non c'è un meridionale. Sono stati esclusi dal Ministero dell'Istruzione, dai licei italiani, tutti gli autori e poeti meridionali del Novecento, compresi i premi Nobel. Hanno abolito Quasimodo, hanno cancellato Grazia Deledda. E nessuno stronzo di dirigente meridionale parlamentare ha detto sono 4 anni che facciamo una battaglia su queste cose qui. Sono state 7 interrogazioni parlamentari.
Ci sono stati due volte impegni di ministri. I poeti meridionali sono ancora cancellati dai licei italiani. Ma in quale paese sarebbero ancora in giro questi qua? Ma in quale paese? E da parte di un dirigente della Lega, di fronte a queste cose, c'è stata questa risposta. E cosa? E quindi ci vorreste imporre per legge di studiare gli autori meridionali? Ma loro sono si scende. O sei delinquente. Il decreto per l'università, chiudo, poi me lo sottrae dalle altre cose questo tempo, e guardate, non c'è differenza, perché il ministro Gelmini, leghista impresso da Forza Italia, ministro per meriti attoriali, detto da lui, io non le regalo niente. Dopo di me c'è stato ministro Profumo, tecnico, docente universitario, torinese, il quale non solo ha tolto questo, ha diviso l'Italia per tre, la Lega non c'era riuscita, per dare il corso di studio, il pratico veniva fuori, che i milionari potevano prendere il corso di studio e si andavano a studiare al nord. C'è stato un poco di casino e l'hanno dovuto aprire, poi è caduto il governo. Poi c'è stata la carrozza PD, quindi vedete, Lega Forza Italia, tecnico PD, la carrozza ha emesso un decreto per premiare le università migliori. Lezza l'università per poco, eh? Va, adesso per andare in pensione su film è fuori, va. E quali sono le università migliori? Guarda, cioè, vi prego di restare seri fino alla fine. Dicono migliori le università che ricevono più contributi dalle aziende del territorio. Ma qui che c'è l'università? Se quell'università per docenti, Minetti, la Minetti, il Trota e la Sant'Anghera, e attorno c'ha 3.000 aziende di cui 3 gli danno un contributo perché uno è cugino della Sant'Anghè, a Enna magari tu hai come docenti fisica Albertino Einstein, letteratura americana Ernesto Hemingway e via di seguito, c'hai solo il chiosco delle limonate, sei fottuto, non sei migliore per il nostro ministero all'istruzione. Dico si migliore le università che fanno pagare le tasse più alte. Oh, era. Scusi, ma se il reddito al sud è la metà del nord, come faccio a fare pagare di più che al nord? E via di seguito, cioè sono tutti i criteri di latitudine. Il totale qual è? Che dalle università meridionali già stanno volendo dei corsi che non possono pagare, non possono ringraziare i professori, i migliori non fanno domande per andare a quelle del nord. Entro, qualcuno ha calcolato, non mi ricordo, 5, 6, 7 anni, le università del sud sono morte. E non succede niente. Tutti quelli che blaterano sono sui grandi giornali e sono meridionali di classe dirigente meridionale inadeguata, non hanno detto una parola, una. Tu ci vivi dentro l'università, lo sai. Questa è la questione meridionale. Prima di lasciare la parola al pubblico, che ho visto scalpita, per interrogare i nostri ospiti, io avrei l'ultimissima domanda per Felice. Alla luce di tutte le considerazioni che hai fatto prima, e volevo chiederti se l'unica via d'uscita resta per noi, giovani e non solo, perché purtroppo in questa fase congiunturale parliamo anche di famiglie, se l'unica via d'uscita resta. Ma spero di no, posto che ognuno ha il diritto di vivere la vita dove come meglio crede, in base alle opportunità che si offrono nel mondo, che grazie a Dio siamo grazie all'uomo, siamo in grado di andarci dove vogliamo, essendo italiani e parte dell'Europa. La possibilità è anche cambiare la società meridionale, le istituzioni dal basso, ma è vero che siamo ascoltati. Io ho proposto tante mappe altre, per esempio una legge semplice, fare un'anagrafe pubblica degli amministratori e degli eletti per legge. Questa consentirebbe ai cittadini del sud del nord di controllare facilmente per chi vota i loro amministratori, quando votano, se si arricchiscono. Aumenterebbe di molto l'inclusività delle istituzioni, tanto del nostro quanto del nostro, e non costa niente.
nessuno ne parla mai. E le occasioni vengono perse, questa è una classe politica per le occasioni, anche il governo del Trenzi è molto attivo, però alla fine fa i pochi minuti, insomma, che se ne va. Però sull'intervento appassionato di aprile, io qualcosa volevo dirla perché mi corre l'obbligo di dirlo. Non conosco tutti i dati che lui cita, però la Cassa per il Mezzogiorno, per esempio, lo so perché l'ho ricostruita io insieme ad altri, insomma, ho confrontato con la letteratura che c'era, non era lo 0,5 del PIL, era tra il 2 e il 2,5 negli anni 70 e 80, e negli anni 60 era 1,8, negli anni 50 era 0,6. Questi temi io non ho letto Terrone solamente di quello che ho scritto nel mio libro, però il Sud terza potenza industriale in base a quello che può fare, anche qui sugli internazionali ci sono i brevetti che ci sono nei paesi, cioè sull'Italia è in fondo alla classifica, il Brenno Borbonico è in fondo alla classifica, nel sistema brevettuale, non ci sono invenzioni particolari del Regno del Sud Italia, non è che gli inglesi ci avessero pure e riguardo al ruolo degli inglesi nel crollo del Sud Italia, che è importante, e io stesso dico di lì, e tra l'altro fra i documenti venuti fuori ci sono i documenti che testimoniano come gli inglesi abbiano corrotto gli altri ufficiali borbonici, i generali borbonici, che però sono fatti corrotti, però è un ruolo importante. Però la storiografia ci dice che questo avveniva per due ragioni principali. Una di interesse immediato, che era lo zolfo in Sicilia, sud, l'isola produceva lo zolfo, che allora serviva per la polvere da sparo e veniva fatto quasi esclusivamente là. Gli inglesi volevano condizioni di vantaggio che i Borbone non volevano dare. E quindi pensavano, c'era stata anche quasi una guerra nel 1840, pensavano di mettere le mani sullo zolfo siciliano. E un'altra geopolitica complessiva, che era che facendo dell'Italia un unico Stato più forte si sarebbe creato un contrappeso alla Francia e veniva messa come un rivale storico da morte. La questione che volessero mettere le mani sui cantieri di Napoli non emerge, non la dice nessuno, infatti non ci mettono le mani, non gli interessa. Per questo per dire come, cioè il fatto che temano il Sud Italia come potenza industriale, no, vedono come possibile fonte dello zolfo di materie prime per appropriarsi, e alcuni fanno un ragionamento geopolitico complessivo come rivale della Francia e l'Italia. Tutto lì. E quindi, invece la questione dell'uso indebito dei fondi europei, quella è vera, però anche lì tu nel sito che hai letto, devi distinguere perché ci sono due tipi di interventi europei, cioè quelli che spettano anche al nord, perché sono in condizioni particolari, e quelli che spettano solo al sud. Però è vero, questo per esempio l'ho ricostruito io nel mio libro, che dei fondi che sono ricostruito io e fonti giornalistiche da cui mi sono ispirato, che dei soldi che spettavano al sud, propriamente al sud, il governo Berlusconi li ha sottratti una parte consistente per pagare l'abolizione dei vici, cosa che non è stato detto da nessuno. Questo quindi è vero. Però insomma vorrei che si fosse un po' più precisi sui dati e sull'evidenza fattuale che si porta. Pure la questione del governo, il meridionale più importante nella storia d'Italia è stato probabilmente Crispi negli anni 80 del 1900. Beh, io hanno avuto vari presidenti del Consiglio per un numero di anni, che probabilmente quello che tu hai ricordato, però non è soltanto il presidente del Consiglio. Il punto è che il Sud partecipa alle maggioranze parlamentari dalla sinistra storica ininterrottamente. Anche oggi Alfano è
chiave nel governo Renzi. Vi partecipa le regioni che in Italia sono state storicamente all'opposizione dell'Italia sono l'Emilia Romagna e la Toscana, e non è che non si sono sviluppate. L'Emilia Romagna ha veramente avuto pochi fondi, perché poi negli anni 50 e 60 dei fondi per lo sviluppo sono andati molto anche al Veneto. Il Veneto si è sviluppato molto con quei fondi, chiaramente attraverso mediatori politici del Consiglio, ma l'Emilia Romagna no. Queste sono le regioni che sono state all'opposizione. Il Sud Italia ha sempre espresso le maggioranze, in Sicilia, è stato un elemento di stabilità del sistema. Sì, ma storicamente il governo, senza il Sud Italia, non ci sarebbero stati certi problemi. Rispetto al nord è stato di maggiore stabilità, dalla sinistra storica del 76 in poi, parte il fascismo. Il fascismo si fondava sul governo degli agrari. Il modello coloniale non sussiste, che nel sistema coloniale non è che gli indiani facevano il primo ministro a Londra, ma non ci andavano nemmeno in Parlamento, se ci andavano erano l'opposizione, erano al governo. Da 1876, cioè rendiamoci conto di quanto tempo che è passato, se degli errori sono stati fatti, e tu hai fatto bene a richiamare un'attenzione, anche se con toni esagerati, perché secondo me non si mette in mezzo al nazismo, che è un fenomeno complesso, l'olocausto, su cui gli storici studiano, lavorano, che cosa è stato lo sterminio degli ebrei, non è che ogni cosa è lo sterminio degli ebrei, insomma, questo è qualcosa. Però tu hai avuto un mezzo di richiamare. Altri lo avevano fatto, storici, per esempio come il Molfese, però forse non era arrivato al grande pubblico. Poi avuto in quello di far arrivare al grande pubblico quei fatti successi del brigantaggio e non degli anni 60. Io ti riconosco anche che in quel caso paragonare quelle due stragi a quello che hanno fatto i nazisti a Marzabotto è anche corretto, perché sostanzialmente sì, però cose che in guerre dure si facevano anche prima. I nazisti non sono nazisti per aver fatto Marzabotto, quello l'hanno fatto tutti in guerra. I nazisti sono nazisti per aver fatto lo sterminio degli ebrei, e non è che i piemontesi avessero in mente l'olocausto, cioè è una cosa enorme lasciar passare una cosa del genere, o citare Pol Pot che aveva in mente una cosa simile di sterminare gli abitanti urbani della Cambogia. Non è così, cioè non è quella la mentalità. È stata una guerra di vantaggio dura con repressioni di massa che si sono fatte, però non è l'olocausto, cioè, è una cosa drammatica del Novecento, su cui si studia, su come ci sono arrivati. Hanno iniziato con i gas di scarico, i malati di mente degli anni 30, e i malati di mente non se ne accorgeva nessuno. Non è che noi nella storia possiamo mettere tutte nello stesso calderone, se no non ne fuori nulla. E questo ti criticavo nel mio libro e continuo a criticare. Ci manca un dato, scusami. Che è un dato che abbiamo appreso tutti. No, ma è velocissimo, scusa. Perché lo abbiamo tutti appreso praticamente quest'anno. Era sfuggito a tutti, lo avevano detto la Siemens. Nel 1867 la popolazione del sud è diventata, ha avuto crescita negativa. Cioè per la prima volta dopo una crescita notevole, era raddoppiato in ventennio, è diminuita la popolazione. Poi è successo dopo la prima guerra mondiale con la spagnola e oggi, tre volte in 150 anni. Che è successo per far diminuire la popolazione nel 1867? Mai fatto uno studio su questo. Scusa, allora, no, però bisogna capire i motivi. Il brigantaggio nella sua forma di massa era già finito, c'era stato il colera a Napoli, però una cosa bisogna. Allora c'era un censimento ogni 10 anni. Noi abbiamo il censimento della popolazione italiana nel 1871. Nel 1861 c'era stato un censimento non accurato, che era un altro censimento. Quindi noi nel 1867 non abbiamo nessun dato attendibile sulla popolazione italiana. Il Colombia, non so la Svimez da dove abbia preso quel dato, non è un dato diretto, non lo so, e mi fido poco delle ricostruzioni della Svimez per esperienza personale, però cioè, non è che allora c'era la statistica come c'è oggi. Primo censimento serio del 1871, e prima ce n'è stato uno 10 anni prima
molto meno accurato, ragione per cui non stiamo ancora a discutere del divario. Cioè, non lo so che è successo, ma non lo sai, non era rilevato, si sa nemmeno se è vero, capisci? Cioè, non prendere i dati che ti tirano fuori così sulla storia come... Sono sicuramente un dato frutto di interpolazione e metropolazioni fatte. Cioè, se ci fosse stato uno sterminio degli abitanti del sud non sarebbe stato rilevato, perché non erano rilevati. Se anche vi fosse stato, non è che lo verità, sono tutti ipotesi. Io a questo punto sì, passerei la parola al pubblico per domande, sì, questioni. Se però vi avvicinate così vi sento. Ma se avete piedi, però c'è anche gente fuori. Allora, ci sarebbero molte cose da dire naturalmente rispetto a quello che gli oratori hanno presentato, anche molto in contrapposizione. Diciamo, un'ipotesi è l'omicidio del sud, l'altra è il suicidio, e devo dire che sono un po' più d'accordo con il professor Felice, che non so se chiama Felice di cognome, gli auguro di esserlo di fatto, quindi non vorrei accettare. Perché non è solo un problema di classe dirigente, questo è notissimo, nel senso che dall'anarchismo baronale contro Federico II di Svevia la classe dirigente meridionale è stata contro il meridione, cioè contro la sua modernizzazione. Crispia, che citava il professore, mandava i carabinieri d'esercito contro gli scioperi dei minatori e dei braccianti siciliani, lui era siciliano, non è che era in Bolzano, e quindi Giolitti ha governato con maggioranze trasversali, trasformismo, iniziano con la parte, insomma, più che con la destra, con la sinistra storica, cioè con la sinistra storica del governo. E per arrivare via via fino appunto a Mussolini, eccetera. C'è da dire che uno dei grandi problemi dell'unità d'Italia, abbiamo due grandi miti fondatori che sono il Risorgimento e la Resistenza. Claudio Pavone sulla Resistenza ha detto delle cose che si potrebbero applicare anche al Risorgimento. Però abbiamo una dinastia regia di furfanti, cioè va detto che Savoia non solo erano, cioè non potevano pensare all'olocausto, ma perché non ci arrivavano concettualmente. Cioè, Vittorio Emanuele II, che non si fa chiamare primo, ma tra d'Italia, ma chiese, era uno che parlava se no il dialetto piemontese, cioè faceva degli errori di grammatica, di sintassi, e quando arriva a Roma dice il suma è stato tradotto ci siamo e ci resteremo, ma il suma vuol dire finalmente siamo arrivati, che c'è un mal di schiena dopo 6 ore di carrozza. E quindi Savoia, quando se ne vanno dopo la figuraccia col fascismo, la firma delle leggi razziali, adesso vuole fare una controconferenza, finisco subito, vanno via con 18 treni verso Ginevra, quindi portano 18 per 20, 360 vagoni di roba rapinata dall'Italia verso Ginevra. Insomma, è una dinastia che si scredita da sola, voglio dire, sono veramente dei furfanti nella sostanza. Però volevo dire un'ultima cosa, che non è un problema solo di classe dirigente, che è evidente, chi legge le chi è che legge Gava, appunto De Mita, Cuffaro, eccetera. Non è solo un problema di classe dirigente, perché non so se vi ricordate il famoso partito del buon governo di Berlusconi con la Lega, cioè quindi con gente che diceva del meridione tutto il male possibile, insomma veramente sono dei meno sapente, se vada. Possiamo dirlo, insomma, non sono d'accordo con aprire. Lo dice, quindi insomma, io sono, come dire, veneto, ma ho sposato una abruzzese, quindi sono un sangue misto da un punto di vista affettivo, se non altro. Quindi, però il partito del buon governo,
94 che si sono su più la storia dell'Ottocento che del Novecento, mi sembra 1994. Questo è un dato incontrovertibile. In Sicilia fece il pieno dei seggi, prende 60 deputati e senatori su 60. O 61 su 61, grazie per la naturalizzazione. Questa è l'unica. Cioè, e quindi non è un problema di classe dirigente. Chi ha votato questi 60 non è che erano i notabili di Bronte, non voglio dire. Era la gente, hanno preso milioni di voti. Quindi, insomma, sì, ci sono stati degli attentati sicuramente al Meridione, vabbè, insomma, attentati all'Italia fatti appunto da quella cozzaglia di dinastia che erano in Savoia, in combutta con vari farabutti, però insomma che sia in parte anche il suicidio, con questo concordo con il professor Felice, grazie. Scusate. Di metodo, raccogliamo prima gli interventi e poi passiamo le battute, o preferite replicare telegraficamente a... raccogliamo prima un paio di... sì. E poi una regia, c'è una signora che ascolta una serie, che vuole sapere, la cavalleria non è la cavalleria non si guarda, allora continuiamo con gli interventi. Faccio io l'intervento, visto che sono un asino, faccio l'intervento. Io chiedo scusa, sono Francesco Bottone, un cronista di montagna, povero Cristo. Volevo un po' abbassare il tono della discussione. Io credo che la questione meridionale si sta scomodare con l'ultimo intervento, si sta scomodare i Savoia, queste menate che sinceramente ci frega poco, almeno a me. Io credo che la questione meridionale sia insita in noi. La questione meridionale siamo noi meridionali. La scrivo con un esempio piccolissimo di cui ho avuto contento, ho avuto esperienza qualche giorno fa. Per motivi contingenti, non mi sto qui a spiegare, ho avuto la necessità di recarmi presso l'ufficio veterinario della ASL, a Vasto, vicino a pasticceria. Il dottore lo sa bene. Trovo all'interno di questo ufficio un dipendente, quindi stipendiato con i soldi che anche io pago con la contribuzione, comodamente adagiato, con i piedi sulla scrivania. Lui tra l'altro questa è una persona che non è uno sconosciuto, è una persona che ha ricoperto anche incarichi politici, è stato assessore provinciale, è stato sindaco di un comune qui vicino, probabilmente molti dei presenti hanno capito di la persona di cui parlo. Non si è nemmeno preoccupato del fatto che io fossi non un cittadino ma un giornalista. Lui mi conosce, pensa che io sono un giornalista, avrei potuto, passatemi l'espressione, sputtanarlo per questo suo atteggiamento poco consono al ruolo. Ecco, quindi credo che sia poi, cioè, i piedi appoggiati sulla scrivania in orario di ufficio di una persona stipendiata con soldi pubblici, credo che sia questa la questione meridionale. Buonasera, sono stato un motivo, quindi mi sono dovuto scrivere le proprie cose che voglio dire molto velocemente. Vengo da Castelfortuno, quindi su problemi che riguardano il degrado, la difficoltà, qualcosa ne subisco, diciamo, quotidianamente sulla mia pelle. Il dottor Labrie dice una cosa importantissima nel suo libro, e cioè che non è possibile costruire un'unità di un paese, un'unità reale di un paese, se non c'è una riconciliazione nazionale, e che questa può essere ottenuta solo attraverso una memoria condivisa. Lui dice non abbiamo una bellissima immagine, abbiamo ad esempio la nostra Saint Creek, i pederosti americani. Questo è un argomento fondamentale, però è un argomento che dovrebbe rimanere circoscritto alla discussione storica e a quella sulla nostra identità condivisa. Poi il dottor Aprile nel suo libro dice anche alcune cose che secondo me sono deleterie. Mi fa piacere poterlo dire qui, anche perché noi partecipiamo di questa storia. Dice non voglio sapere nulla e non voglio più discutere dei difetti del sud. Mi permetto una semplificazione, aggiunge poi a proposito del titolo di questo convegno che sostanzialmente i problemi del sud sono tutta colpa del nord. Sto semplificando ovviamente.
successivamente fa un passaggio dicendo che lui è penurita del paese, dice che non è neoborbonico, ma nella fine del testo Terroni dice che tutto sommato forse se ci separiamo forse sarebbe meglio, così non abbiamo più nessuno con cui prendercela. Io penso che il mio pensiero, per quello che vale, che la prosperità di un popolo possa generarsi solo dalle risorse che quel popolo ha al suo interno. Qui prendo l'intervento del poveraccio che mi ha preso tutto il tempo. Diceva delle cose. Poveraccio. Penso. Ha detto lui, e io. Penso che il recupero della nostra dignità passi attraverso la capacità di smetterla di prendercela con gli altri. Penso che l'analisi, la soluzione che ci propone il professore De Felice è una soluzione scomoda, è un'analisi scomoda ed è una soluzione che però può essere utile. Noi abbiamo la difficoltà di, o meglio, ci suggerisce il dottor Abile che dobbiamo indignarci per l'inefficienza delle classi dirigenti settentrionali nei confronti del nostro sud. Penso che invece la soluzione, l'analisi che fa il dottor Aprile è un'analisi assolutoria ed è un'analisi che può essere deleteria, perché noi non dovremmo più preoccuparci di cosa fanno le classi dirigenti di un altro pezzo di questo paese, ma dovremmo preoccuparci di cosa facciamo noi, sono banale, per il nostro meridione, per il nostro paese, per il mondo, per l'Europa, perché poi meridionali, SIC, ci stiamo rintanando in entità inutili. Allora ho finito e mi scuso per l'emozione. Penso che il set di idee, l'insieme di idee, una volta si sarebbe detto l'ideologia che ci propone il dottor Aprile è un'ideologia che può essere utile ad alcuni settori peggiori di questo nostro meridione a continuare a perpetuare la loro violenza e la loro arroganza. Dico velocemente una cosa, una delle battute che più spesso circola nella discussione reale, concreta, tutti i giorni è che, ma tanto al nord quando noi avevamo il bidet nella reggia di Caserta, loro non sapevano nemmeno che cosa fosse. Io penso che non si fa un paese così, non andiamo da nessuna parte con questi argomenti. E penso anche, e qui vengo alle due domande molto velocemente, che questo set di idee, questo insieme di idee può essere nel lungo periodo la base per la frammentazione di questo paese sulla base di una pseudo identità culturale. E guardate, quando si discute di nazione, quando si discute di identità, si va a finire a fare le guerre. E allora io mi chiedo al dottor Ante se lui non pensa che sta seminando vento. Invece mi farebbe piacere che il professor Felice tornasse sulla questione di quanto pesava quantitativamente la industria al 1861 rispetto all'agricoltura. Grazie. Brevissimo, una breve replica al giornalista, non per qualche cosa, ma io mi sarei preoccupato più del fatto se quel signore che lui ha nominato prima gli ha risolto il problema o meno. Adesso l'atteggiamento, magari lui ha fatto la specializzazione negli Stati Uniti, non lo sappiamo, chi si usa i piedi sul tavolo, però magari gli avrebbe risolto il problema. Io andrei sul fatto se era capace a risolvere il suo problema. Poi, la domanda che volevo fare, se no ognuno fa una conferenza a parte, volevo sapere il ruolo della Chiesa, se pensate che l'abbia avuto e se l'ha avuto e che ruolo ha avuto in questa questione meridionale. Sono un cittadino di questo paese, un illustre cittadino di questo paese. Complimenti per il convegno, complimenti per il professore. Ho letto il libro del professor Aprile, ho letto quello del professor Felice. E leggendo quello che ho scritto un po' meglio. Il libro reca un interrogativo: perché il Sud è rimasto indietro? E io a questo interrogativo ho aggiunto un altro: perché l'Italia è rimasta indietro? Perché lo spirale della crisi sta soffocando il Sud? Cioè, io apprezzo, per carità, non sono molto studioso di storia politica e economica, sono molto studioso di altre materie.
io apprezzo il dibattito sulla storia economica dell'Ottocento, del Novecento, ma ritorniamo alla qualità e ritorniamo alla reiterazione, perché oggi il Sud è soffocato dalla crisi, come ieri non era cresciuto come era cresciuto il Nord. Perché? Ed è una questione politica, dice bene il professore Aprile, è una questione di storia politica. È la politica del Sud che non ha saputo contrapporsi al Nord, alla politica del Nord, ed è una politica, è una responsabilità questa della politica, degli elettori, dei cittadini, di noi tutti. Perché nel momento in cui faccio un esempio, nell'ultima votazione europea, l'elezione, votiamo nel Sud, borghese, della Lega, vuol dire che in effetti dobbiamo fare una mea culpa, ma una grande mea culpa. Quindi in effetti io dico che la questione del meridione, il meridionalismo agrario, quello industriale, quello dei diritti civili, quello che in effetti vogliamo e sogniamo che sia il meridionalismo, diciamo, dello sviluppo, della partecipazione, della modernizzazione, della modernità, è una questione politica. E la questione politica è una questione di classe dirigente. E la classe dirigente viene votata dal popolo. E se il popolo vota il borghese, la mia culpa, la responsabilità di tutti noi. Questa è la storia, la vera storia dell'azione. La questione meridionale esiste perché esiste una classe politica dirigente di questo paese che non è stata all'altezza come quella del paese. Perché in meridione rispetto al nord aveva delle vocazioni maggiori dalla vocazione del turismo, la vocazione industriale, la vocazione dell'agricoltura, cioè aveva tutte le risorse possibili che se gestite potevano essere. Invece oggi siamo soffocati da una crisi spaventosa che soffoca anche il nord Italia, che soffoca il sud Europa rispetto al nord Europa, e questa è la storia. La storia della politica, la storia degli uomini che non sono stati capaci, da Crispi ad oggi, di parlare del tutto, della politica del sud. E questo io vorrei che gli autori a questo interrogativo rispondessero. Prego, si avvicini a me, altrimenti non la sento. Il vostro illustre cittadino mi ha convinto a tal punto che mi ha invitato per la parola. Dunque, l'economia dello sviluppo, su questo non mi trattengo. Chiedo alla Presidente, siccome stiamo costituendo un'associazione tra comuni e associazioni civiche in questa zona, chiedo alla Presidente che un bel giorno verrò a fare io una conversazione per parlare del valore aggiunto e della redditività degli investimenti che creano la crescita, quindi non voglio dirlo oggi. Quindi chiudo in questi termini. Se vogliamo creare crescita, non possiamo più crearla attraverso tante dichiarazioni che sono così confuse e sono le stesse che sono iniziate all'inizio dalla Cassa per il Mezzogiorno. Cioè è come quella espressione che tutti conoscono: il maestro cambia, ma la musica è la stessa. Quindi io invito i cittadini a cercare di prendere coscienza che non si può più andare avanti con una fiducia sconfinata nei confronti di governanti che a qualunque partito appartengono si hanno sempre turbinato, ma che devono fare uno sforzo di prendere coscienza di questa realtà e di essere loro veramente artefici di quello che sarà lo sviluppo del paese. Fuori di questa logica sarà molto difficile che noi supereremo il divario tra nord e sud dell'Italia e l'Europa. Grazie. Intanto io approfitto per raccogliere l'invito, perché la nostra associazione è sempre pronta, insomma, quando si tratta di creare occasioni di questo tipo che stimolino
il pensiero, la critica, il dibattito, noi siamo sempre pronte. Infatti prima, rubo solo due minuti perché prima nella fretta di dare avvio al dibattito non l'ho detto, noi anche l'anno scorso quando abbiamo organizzato un'altra mostra fotografica sempre giù sulla costa abbiamo colto l'occasione per presentare tre libri parlando di altri argomenti, anche se uno di questi forse un po' si avvicinava alla questione perché presentammo il libro di Nicola Mastronardi, Viterio, sui Sanniti, e lì quello che ci premeva era fare un po' quello che abbiamo fatto oggi, era partire da quel libro per analizzare tutto quello che ci avevano raccontato sull'impero romano e che magari non ci avevano raccontato sul popolo sannita. E dico questo per dire che quello che bisogna fare oggi non è accontentarsi di sentire o di leggere, ecco, come diceva anche Emanuele Felice prima, i dati che andiamo a prendere bisogna vedere dove li andiamo a prendere, da chi sono stati preparati, sfornati e soprattutto, visto che siamo in Italia, anche a uso e consumo di chi, perché purtroppo da noi esiste anche questo, che vengono confezionati dati che magari servono soltanto in quel momento ad una persona o ad una parte politica, ma adesso parliamo di partiti, chiamiamoli così. E un'altra cosa che volevo dire a proposito dei nostri governanti, pochissimo tempo fa, io non so se un mese o un paio di mesi fa, notizia su tutti i giornali, il presidente della provincia di Isernia si era iscritto alla Lega Nord. Quindi quello che ci stiamo dicendo non sono cose completamente campate in aria, l'intervento del Signore in effetti dimostra che forse qui c'è qualche problema, ma si rilancia soprattutto a quello che ho detto all'inizio, quando penso che le classi politiche italiane hanno, ma questo senza distinzioni geografiche, che spesso queste scelte vengono fatte nell'interesse proprio, perché noi sappiamo che c'è insomma il fermento o la messa in discussione delle province come enti che forse stanno cambiando nome ma sostanzialmente non la sostanza, appunto, e quindi che cosa pensano bene di fare? Saltare sul carro del vincitore, perché in questo sport noi italiani siamo bravissimi, anche qui senza distinzioni tra nord e sud. Detto questo io lascio la parola al prossimo intervento, poi chi altri volesse prendere la parola è pregato di avvicinarsi qui, così ci avviamo insomma alla replica naturalmente. Sì, ma lo dico per le altre persone, altrimenti chi è fuori non sente. Sarò brevissima, sono Fabio Muccini, sono un architetto, il mio piccolo contributo per il un comune limitrofo Castiglione Messa del Marino, quando ahimè dopo un impegno protratto per qualche anno non avevo più niente da fare qua, ho intrapreso la mia strada ma verso sud piuttosto che verso nord, ho preso i trattori della Transumanza, mi sono trasferito in Puglia a San Severo dove lavoro da 14 anni, dove sto cercando di dare il mio contributo rispetto anche ai temi che si sono discussi stasera. I spunti di questo incontro sono tantissimi, mi verrebbero da dire tante cose. Voglio sottolineare solo una cosa, voglio congratularmi con l'organizzazione di questo incontro, perché la formula che è stata individuata, quella del confronto, è quella migliore, perché attraverso il confronto tra le opinioni, certamente la verità non sta mai né solo da una parte né solo dall'altra, ci si è sicuramente arricchiti oggi pomeriggio. Io tra l'altro aspettavo da tempo, ho letto tutti i libri di primo aprile, quindi aspettavo da tempo di incontrarlo, ho fatto l'occasione, ho avuto modo di conoscere Emanuele Felice, quindi ho fatto anche una scoperta. Perché ritengo importante, soprattutto in questo territorio, il metodo del confronto? Perché ahimè temo che sia una delle cose che si sta perdendo in assoluto, e quindi questo lo voglio leggere in qualche modo come un segnale, un invito a recuperare questa modalità, perché è l'unica che poi può far crescere la consapevolezza e la forza che può venire soltanto da dentro di noi. Le ultime posizioni si potrebbero sintetizzare con quello che ha concluso Alberto Bobbio, dicendo che la questione dei meridionali in fondo è prima di tutto una questione dei meridionali.
Allora, detto questo, è stato molto interessante pronto questo, diciamo, scontro, perché dal, diciamo, dalla dialettica nascono delle, delle idee nuove. Però si è parlato di meno, diciamo così, di quello che è stata, diciamo così, chiamata ancora questione meridionale, dagli anni 50 fino a oggi. Nel senso che poi alle cose bisogna anche dare nomi, perché ci sono state, diciamo così, delle responsabilità anche precise, e questo bisogna ancora dirlo. Allora oggi io mi chiedo, siccome c'è stato questo, lo chiamo il grande sonno, soprattutto in questi ultimi 20 anni, volevo chiedere due, una domanda secca: si uscirà e come si uscirà da questo grande sonno? Grazie. C'è qualche altro? No. Prego. Buonasera, io sono un cittadino di Schiavi, sono più piccolo come una formica. Scusate, io volevo portare una testimonianza. Io stavo lì nel 2000, stavo a Bruxelles con una commissione, erano 70 persone, politici, non politici. Voglio dire solo questo, siamo state 3 giorni, c'era un professore siciliano che ci ha spiegato un po' cosa succede lì a Bruxelles. Sapete che lì c'è la commissione scientifica, quello che studiano il futuro del popolo, e quelli che decidono quali progetti devono utilizzare. Io sono rimasto così male, ma non solo io. Quando ci ha detto questo professore che in Italia c'erano pochissimi progetti che si potevano finanziare, e una delle migliori regioni era la nostra regione Abruzzo. Io mi sono preso un po' di appunti, naturalmente con questi amici ci siamo rincontrati. Oggi mi domando, la regione Abruzzo e l'Italia, quanti progetti ha presentato nella commissione scientifica che si possono finanziare? Questo professore ha detto: sapete che cosa si parla in questa commissione? Solo del pomodoro pachino, il paese giù, Sicilia. Mi fermo. Dal sonno noi dobbiamo uscire. Per noi, per il nostro futuro dei ragazzi, che è una figlia in America, che è andata in America con forte dispiacere. Però mi ha assicurato papà, io quando vado in pensione voglio ritornare in Italia. Penso che tanti figli nostri, ecco, dobbiamo uscire dal sonno. I politici li scegliamo noi. Scusate, io ho partecipato anche a un'organizzazione di cene politiche. Penso che noi abbiamo qualche problema qui. Perché? Quando si chiama le persone, gli amici, si dice: sei invitato, puoi portare delle amici e altre persone. Allora se si decide di prendere un locale di 1000 persone, devi prendere un locale di 1500. Perché non c'è mai problema con la soglia, con quello o con quell'altro. Ok, va bene. Ma se un gruppo di amici si riuniscono, dicono: vogliamo noi offrire qualcosa a un politico X, un candidato sindaco, quando uno chiama qualche amico, annaggia, c'ho qualche problema, per dire, offrire una piccola cena di 30 euro. Ecco, allora dobbiamo decidere, penso, tanti di noi, dobbiamo uscire dal sonno. Tutto qui. Scusatemi.
volevo portare questa testimonianza. L'Europa, e siamo Europa oggi, siamo europei, inutile di qua, di là, l'euro, la Merkel, non lo so, forse che lei è più intelligente, più seria. Se qui continuano poi politici a fare un po' di qua, un po' di là, l'Europa sa tutto, questa commissione scientifica sanno tutto. Grazie. C'è qualcun altro intervento? Pare di no, se gli interventi sono esauriti io passo subito la parola ai nostri ospiti per le repliche alla tanta carne al fuoco che hanno messo i nostri attenti. Chi comincia? Andiamo? Sì, provo a dire alcune cose di fondo. Intanto due questioni su cui me la sbrigo rapidamente. Il ruolo della Chiesa, io del ruolo della Chiesa non parlo del mio libro se non un momento incidentalmente, e non parlo perché non conosco l'argomento, che francamente è complesso. La storia della Chiesa è una branca a sé, quella della Chiesa meridionale ancora di più, poi la Chiesa in situazione complessa che cambia l'atteggiamento a seconda dei casi. E poi nel sud c'era anche una religiosità particolare che non è che stasse sempre in campo della Chiesa, quindi io in questo momento non so. Certo che nella mia visione della modernità illuminista la Chiesa molto radicata potrebbe aver rappresentato un fattore di però ripeto, non conosco bene, non lo so, non so rispondere, non voglio avventurarmi sul peso dell'industria. Conosco ben più, diciamo, avendo dedicato anni di studio a stimare queste cose. L'industria, quello che noi chiamiamo industria nel 1861, aveva un peso nel PIL complessivo del sud Italia intorno al 15%. Però è quello che noi chiamiamo l'industria del settore secondario, vuol dire era sostanzialmente manifattura, comprendeva anche i fabbri che facevano i lavori ferrati. L'industria moderna aveva poche migliaia di addetti, equivalgono a un peso dello 0,1%, 0,5%. Quindi è trascurabile l'impatto del PIL. Quel che fa la variazione del PIL allora era lo sviluppo dell'agricoltura, che effettivamente, da quel che ne sappiamo, anche al netto del brigantaggio, dopo l'unità il sud Italia migliora, perché la liberalizzazione delle tariffe che viene fatta se danneggia l'industria e sviluppa l'agricoltura. Però questo era un peso trascurabile, ma era trascurabile anche al nord dell'industria moderna. Invece la questione più complessa che è emersa da vari interventi è il ruolo del popolo, che vota almeno dal il primo suffragio di fatto universale viene fatto nel 1930, quando vengono ammessi al voto i maschi maggiorenni con almeno 30 anni d'età. E sapete cosa succede? Che fino ad allora, fino al 1913, il voto era ristretto, e questo forse interessa anche a te, è un dato interessante. Fino al 1913 il voto era ristretto e nel sud c'era una partecipazione elettorale più alta che nel nord, cioè i notabili meridionali votavano di più nel nord. Quando il suffragio diventa universale si inverte e i meridionali votano meno. E da allora rimane così, c'è una partecipazione elettorale minore del popolo. Dopodiché le responsabilità del popolo vanno tenute in conto, il fatto che milioni se ne sono andati e molti non hanno nemmeno votato a favore di certi assetti. Per questo io nel mio libro sono più cauto sul fatto di metterci dentro anche il popolo. Certo c'è una responsabilità, però bisogna tenere presente l'assetto che vi era, cioè il clientelismo è più forte dove non vi sono opportunità, dove non c'è altra scelta, e l'unica altra scelta è quella di andarsene, e quindi bisogna tenere conto di questo, cioè di un certo assetto che si crea, che vi era e che si manifesta.
Inoltre è più forte dove non vi è conoscenza, l'analfabetismo nel sud era più alto per questioni pregresse legate al regime latifondista che vi era, e quindi lì si vendono più facilmente perché non vi è senso civico, ma non perché si è indato, perché non vanno a scuola, ci vanno meno. Quindi bisogna tenere conto di tutto questo assetto del mezzogiorno. Certo, da questo punto di vista, quello che si nota, se vogliamo una luce degli ultimi anni, è che, sono stati citati i casi di Borghezio e di altri, però effettivamente la politica clientelare nel sud oggi è molto meno che in passato. Il voto clientelare si esprime meno nel mezzogiorno. Pensate al movimento di Grillo, di cui tutto si può dire purché che sia clientelare. Ho pensato a certi sindaci a Napoli, per esempio, tutto si può dire purché che sia clientelare, un voto. Vi è meno perché vi è meno rendita da estrarre, quindi i politici clientelari hanno meno da proporre. Però questo può aiutare a un certo miglioramento delle condizioni civiche del mezzogiorno. Può darsi che vi sia. Certo, se vi fossero delle leggi che incentivassero ulteriormente, come appunto l'anagrafe pubblica degli eletti e degli amministratori, per controllare il clientelismo, sarebbe meglio. Però nella mia impostazione il clientelismo nel Sud Italia è il risultato di un certo assetto che vi è, e va messo in conto i milioni che se ne sono andati e che non hanno partecipato a tanto. Grazie. Il sistema è coloniale perché 150 anni fa c'è stata una guerra. Premessa: ogni volta che cade una frontiera siamo tutti più liberi, più felici, più ricchi, perché la frontiera è uno schermo, una difesa, una separazione da qualcuno che vedi come nemico, prima o poi ci vai a botte. Quindi se cadono le frontiere in Italia e nasce l'Italia unita, peccato, si sarebbe potuta farla davvero, invece si è persa l'occasione. Se cadono le frontiere in Europa e nasce un'Europa unita, peccato, troppo poco. Se cade il muro di Berlino e il mondo non è più un posto pericoloso, bipolare, conteso tra due superpotenze, per fortuna. Se la Cina smette di essere un luogo chiuso da cui ci può arrivare una testata nucleare, il massimo che ci arriva sono delle merci a bassissimo prezzo che ci fanno concorrenza, io preferisco avere questo problema che un missile. Tutto questo non è bene, è benissimo, è il sogno dei nostri padri, è il sogno dei nostri genitori che hanno vissuto, mio padre ha vissuto due guerre mondiali, una da ragazzino e l'altra la passata in campo di concentramento. I suoi figli e poi i suoi nipoti fino a mo. Quindi tutto questo è positivo. Ciò detto, anche perché voglio chiarire, sono state attribuite alcune cose che non corrispondono alla verità, e cioè quale. Dopo aver detto questo, io dico che purtroppo in Italia sta avvenendo qualcosa di molto brutto. Mentre chiudevo Terroni c'era un signore che faceva parte del governo ed era ministro delle riforme, che minacciava la secessione con l'uso di 20 milioni di fucili, prendeva il tricolore e diceva che ne faceva un uso fognario, e poi lo hanno bruciato in piazza. Mentre quello che ancora oggi è il primo legislatore d'Italia, per sua definizione fa portate, diceva dei napoletani che sono topi da derattizzare. Lo diceva Goebbels degli ebrei, mentre un altro che adesso è segretario di quel partito, la Lega, un partito razzista, parlava di colerosi e terremotati, lo diceva dei napoletani mentre all'Aquila scavavano fra le macerie.
La mia conclusione qual era? Se così va l'Italia e si deve arrivare alla frattura, piuttosto che farsi cacciare con rude e mazziati, contrattare l'uscita come hanno fatto poi senza gode eccetera. Premesso che questo sarebbe, ed è scritto così, una tragedia, ma una tragedia comunque minore dell'essere cacciati dopo essere stati derubati e schiacciati. Badate che quando dico peccati e persone sono di farli in Italia, non sto dicendo nulla che mi appartenga. 1866 in Parlamento, Messina e legge Messina è stata distrutta dai Savoia. In tre anni hanno perso i due terzi dei posti di lavoro. La doveva essere punita per aver resistito, come Gaeta. Gaeta ancora oggi è demaniale. I cittadini di Gaeta per mandare i figli a scuola devono pagare grazie allo Stato. Non sono proprietari di quasi tutto il territorio comunale. Una follia. Sono trattati da città vinta, da nemico vinto. Allora, Messina legge Mazzini. Il Parlamento non ratifica perché Mazzini è condannato a morte. Cassano le elezioni, dicono nuove elezioni. Messina, la faccio breve, per tre volte legge Mazzini. L'Europa vive dell'Italia e il Parlamento si alza, mi pare che fosse... il capo dell'opposizione, Zanardelli, che dice, guardate, viene dalla sinistra, no? Cerchiamo di farla finita, ci stanno ridendo di noi. Se la città, a cui Mazzini non fregava assolutamente niente, era solo un controdispetto, ha eletto così, ha votato, vero che Mazzini non era da morte, ma essendo il paese ormai di nome Italia unificato, tutte le sentenze e le legislazioni precedenti sono morte nella nuova entità statale che si chiama Italia. Replica del governo, ha ragione, sì, ma per quanto riguarda tutti gli stati preunitari meno uno, il Piemonte, perché non abbiamo fatto l'Italia, abbiamo allargato il Piemonte. Mazzini resta condannato a morte e quindi questo Parlamento non entra. Dall'impiccio di forza Mazzini dice, sapete che c'è, ma avete stufato tutti quanti, là non ci voglio venire, e quindi si risolse così la questione. Perché la popolazione meridionale? Perché è tipico delle colonie votare per il centro, per la maggioranza, perché è il problema delle classi che intercettano le risorse che vanno nelle colonie. Non lo ripeto, l'ho già spiegato il professor Felice, va bene così. Cioè c'è una classe che si propone di appoggio e viene fuori dalla colonia che attinge, a cui arrivano quelle risorse, e non c'è qualcuno che dice caspita di fuoco, vabbè, chiunque sia, e poi le distribuisce nel territorio. Quelle risorse creano quella clientela che è un controllo del consenso. L'altro controllo è la criminalità organizzata. Salvemi lo diceva un secolo fa. I nazionali del nord hanno bisogno dei delinquenti del sud per tenere oppressi i onesti del nord. I delinquenti del sud hanno bisogno dei nazionali del nord per tenere oppressi gli onesti del sud. E così è rimasto. Cioè noi abbiamo avuto, non per vent'anni come si dice, ma insomma, in questo ventennio molto al governo, un capo di governo che si è presentato con un partito fondato da un mafioso. E si sa, cioè condannato per mafia, fino allora non era condannato ma solo imputato, e comunque si sapeva che la cosa avveniva con il consenso dei Graviano. Chi sono i Graviano? Sono quelli che hanno fatto ammazzare Pino Puglisi, Don Pino Puglisi. Sono quelli che hanno formato i comandos per ammazzare Falcone, Borsellino. Perché la mafia è così potente? Perché, questo lo spiegava Chinnici, nasce con l'Unità d'Italia. Quando i picciotti vengono associati al potere per poter appoggiare Garibaldi e invadere l'isola, si misero d'accordo per 4 tardi al giorno. Abbiamo una controprova, l'autobiografia di Gio Bonanno, detto Gio Bananas,
che racconta: gli uomini della nostra tradizione hanno avuto un ruolo nell'unità d'Italia. Garibaldi voleva a tutti i costi fare l'unità d'Italia, cioè riconosce che ha di fronte un idealista, un utopista, cioè è uno con cui non possono fare i loro discorsi di convenienze e di soldi. Quello lo faceva Crispi, è diverso. Anche Bix, per non parlare di Bertani, 14 milioni di lire in pochi mesi. Nelle casse di uno degli stati mega amministrati dell'epoca, la Toscana, ce n'erano 6. Chiudiamo la parete. Giovanano dice: noi volevamo invece soltanto fare più liberamente i nostri affari. L'accordo fu raggiunto e mio nonno con i suoi seguì i bandi. Quindi la mafia è così potente perché è parte del potere che regge questo paese. È parte del potere economico e politico. Per quello è così potente la mafia, perché il vuole per distruggere, l'ha inventato un italiano, l'ha applicato in tutto il mondo, si chiamano Giovanni Falcone. Perché la classe dirigente meridionale, Falcone che cos'era, che fine ha fatto? Perché la classe dirigente meridionale, Chinnici che cos'era, che fine ha fatto? Perché la classe del Borsellino cos'era, che fine ha fatto? E Scopelliti e Siani, perché non abbiamo un bel giornalista come Siani a dirigere un giornale del Sud? E ne abbiamo gli altri di. Che fine ha fatto quella classe dirigente? La Lucania è l'esempio classico del Sud. Cosa sono le colonie? Sono territori ricchissimi di risorse che arricchiscono altri. La Lucania è la regione con la più grande estensione di giacimenti petroliferi terrestri in Europa ed è una delle regioni europee con le più grandi doti di risorse idriche, che è l'oro del terzo millennio. La Lucania ha le royalties petrolifere più basse del mondo. Non solo, ma con un trucchetto della Lega che ha fatto inserire un rigo in una legge, le royalties di quel petrolio vengono divise con il Veneto. Sono il 7%, ci sono ex colonie in cui si lascia l'85%. L'oro da dividere con lo Stato e con il Veneto, dove non si estrae quel petrolio. Dice, ma il popolo che fa? In Lucania ha smesso di andare a votare, più del 50%, ormai non vota più. Quello che vota, vota come può e vi dice niente che tra i sottosegretari di questo governo ce ne sono tre lucani, tutti e tre con problemi di giustizia. Perché quello è lo scrigno petrolifero non solo dell'Italia, ma di compagnie petrolifere mondiali. E deve essere tenuto sotto controllo. È chiaro che tieni sotto controllo anche il consenso estrattivo nel vero senso della parola. Ma quindi non se ne esce da questo? Certo che se ne esce. Nel mio libro, l'ultimo, anche di definitivo, racconto proprio questo, nella terra dei fuochi. Le istituzioni non hanno fatto quello che dovevano, i cittadini hanno ripreso in mano quella delega e stanno imponendo al governo le azioni da fare. A Taranto uguale, non avete idea cosa sta avvenendo in Calabria contro la mafia per la creazione di lavoro. Non è vero che niente si muove, tanto si muove e soprattutto perché il nostro ambiente è cambiato, non è più un ambiente industriale ma informatico. Con quel nuovo strumento il sud del mondo sta inseguendo il nord del mondo, lo sta persino superando in molti casi. Noi facciamo parte di quel fenomeno, siamo pure in Bicca, non siamo una Cina, non siamo l'India, ma siamo parte di un nuovo ambiente umano e tecnologico nel quale si aprono molte possibilità che tanti al sud stanno percorrendo, tanti. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Pinapile, ringrazio le persone che sono intervenute per l'attenzione, vorrei soltanto gli annunci parrocchiali. Allora, a seguire ci sarà Vino in Vicoli, la manifestazione nei vicoli, ci saranno 10 cantine abruzzesi con i vini e cose da degustare, per cui vi invito a restare. I contatti dell'associazione invece li potete prendere qui sulla
stesse con cui sì. Sul sito sarete aggiornati sulle nostre iniziative, incontri e escursioni. Qui c'è, per chi questo c'è il libro di Pino Pile, è possibile acquistare. Ha detto che non lo faccio.